Allora, possiamo iniziare questa mattinata con questo convegno che si occuperà della polarizzazione sociale a Milano. Intanto dico che purtroppo il rettore, la professoressa Messa, è impegnata all'estero e quindi non può essere presente. E invece passo la parola alla professoressa Carla Facchini, che è il presidente della conferenza dei direttori di sociologia, che introdurrà la settimana della sociologia, perché l'evento di oggi, la giornata di oggi, che peraltro corrisponde anche all'inaugurazione dell'anno accademico del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, vi dicevo, questa conferenza fa parte di un'iniziativa ben più ampia che riguarda molti dipartimenti di sociologia del nostro paese, e che ha visto come principale promotrice proprio Carla Facchini, che è una docente e collega del nostro dipartimento. Qui passo la parola per illustrare questa iniziativa. Allora, grazie Gianpaolo Nuvolati. Allora, i motivi per cui come conferenza dei direttori dei dipartimenti di sociologia abbiamo ipotizzato questa serie, la settimana di sociologia, questa serie di iniziative sono due. Tutti e due rimandano a un concetto che riteniamo sia molto importante ed è il concetto della responsabilità. La prima accezione, o il primo, come dire, il primo ambito per il quale utilizziamo questo concetto è il ruolo della sociologia. La nostra valutazione è infatti che la sociologia abbia non solo la capacità di rapportarsi alle diverse tematiche sociali, alle problematiche sociali, alle diseguaglianze, ma anche alle forme di solidarietà che sono in atto, ma abbia anche la doverosità di rapportarsi a questi fenomeni. Quindi abbia le competenze, abbia la capacità anche per la sua connotazione anche interdisciplinare di rapportarsi al mutamento. Per cui in una logica di responsabilità deve anche rapportarsi non solo ai mutamenti generali, ai mutamenti anche con riferimento a un quadro teorico, ma deve avere la capacità anche di rapportarsi a come i mutamenti si oggettivizzano, si strutturano nei diversi contesti in cui si opera. Quindi il primo concetto è questo del ruolo della sociologia di una sua responsabilità sociale. Secondo concetto è la responsabilità dell'università. Molto spesso nel dibattito pubblico si rimarcano le problematicità dell'università, da problemi dei concorsi a problemi di vario genere, eccetera. Si sottolinea molto meno la problematicità oggettiva in cui versa oggi l'università italiana. Negli ultimi 8 anni i docenti di ruolo sono diminuiti del 20%, i compiti amministrativi e organizzativi sono diventati molto più onerosi di quanto non fossero precedentemente, e lo sono diventati in una situazione in cui il supporto da parte del personale tecnico amministrativo non solo non è aumentato, ma è diminuito, perché anche il personale amministrativo in questi 8 anni ha visto un calo circa del 20%, analogo a quello dei docenti. Quindi quello che si sta verificando un po' nell'università è quello che io definirei un processo di amministrativizzazione del lavoro dei colleghi. D'altro canto c'è un processo che io ritengo molto problematico di amministrativizzazione dei processi decisionali, quindi c'è una situazione di problematicità sulla quale c'è di solito poca attenzione. Quello che però a noi interessava di più è rimarcare il ruolo dell'università come sede di non solo di formazione, non solo di ricerca, ma anche come ambito privilegiato di elaborazione culturale nel rapporto con i territori. Quindi questo ruolo, diciamo così, pubblico e responsabile dell'università come momento, come ambito di riflessione anche nei contesti in cui l'università è collocata.
E come dire, questa responsabilità è ancora maggiore per quelle discipline, come appunto la sociologia, che maggiormente devono rapportarsi anche con le specificità dei territori. All'interno, in base a queste motivazioni, abbiamo quindi ipotizzato questa settimana. La settimana, a dire la verità, ha avuto un riscontro da parte, che il concetto che è stato è che ogni dipartimento era, diciamo così, libero di organizzare gli eventi che riteneva più interessanti, più opportuni, anche a partire dalle ricerche su cui concretamente si stava lavorando. Quindi un modello molto, come dire, di piattaforma keynesiana più che di un modello dirigista sulle iniziative. La nostra ipotesi iniziale è che a questa proposta aderissero una decina di dipartimenti, grosso modo 10, 12, le nostre ipotesi erano in quell'ordine di grandezza lì, hanno aderito 38 Atenei, che credo che sia la prima volta che succede in Italia che ci sia una tale, diciamo così, coinvolgimento di molte sedi a livello nazionale in un percorso che ha da un lato una connotazione di pluralità e di differenziazione e dall'altro però in un quadro di coordinamento e di condivisione sia degli obiettivi che in qualche misura delle modalità organizzative. Quindi questi sono i due aspetti che riteniamo rilevanti. A questa settimana hanno aderito, anche questo ci ha fatto molto piacere, entrambe le associazioni scientifiche dei sociologi accademici, quindi AIS da un lato e SISEC dall'altro. Entrambe hanno anche non solo aderito, ma hanno anche organizzato delle iniziative specifiche anche molto interessanti e di grande rilievo. Complessivamente le iniziative che rientrano nella settimana sono circa 90, quindi come dire c'è stata una coralità assolutamente consistente. L'altra cosa che secondo noi è molto, e anche secondo me in particolare, è stata molto positiva, che all'interno di questa rete generale che si è costituita, o meglio, o si è rafforzata, ma in parte si è costituita, si sono anche costituite una sorta di micro reti più, diciamo così, limitate, che hanno coinvolto Atenei diversi. Allora, io per esempio trovo molto interessante, molto significativo, che l'iniziativa che oggi verrà fatta qui in Bicocca veda un confronto, veda la collaborazione tra tre dipartimenti più rilevanti che sono di sociologia che sono presenti qui a Milano. Quindi c'è certamente Bicocca, ma c'è anche Cattolica e c'è anche la Statale. E per gli altri due dipartimenti viene anche il direttore, quindi come dire c'è questo aspetto anche di collaborazione. Allora, l'altro aspetto che secondo me è interessante. Le università italiane sono poste spesso in una logica oggi di competizione. Allora, di competizione per la ricerca, di competizione per i fondi, eccetera. Allora, una parte di competizione va sicuramente bene, credo che possa essere positiva. Però, come dire, io credo che anche un processo di competizione debba essere accompagnato da forme forti di collaborazione, perché altrimenti può esserci semplicemente, come dire, una tensione per quanto riguarda l'avere l'attribuzione di fondi di ricerca, fondi per la didattica, eccetera. Io credo che invece debba esserci anche un fronte comune delle università che veda anche una loro collaborazione anche sul piano scientifico. L'altra cosa che ci è sembrata importante in questa settimana è coinvolgere degli istituti, degli istituti, degli enti che riteniamo particolarmente significativi per la sociologia.
Il primo istituto molto importante è l'Istat. L'Istat ci è sembrato assolutamente importante perché riteniamo che una buona raccolta dei dati, una buona elaborazione dei dati, una buona conoscenza dei dati siano assolutamente fondamentali per comprendere la realtà in cui lavoriamo e per comprendere anche i mutamenti in atto. Come io dico spesso a lezione, i dati non servono necessariamente a dire delle cose particolarmente intelligenti, ma sicuramente evitano o limitano molto il rischio di dire delle sciocchezze. Quindi questo credo che sia un aspetto di centralità dei dati. Quindi il rapporto con l'Istat all'insegna di una di una sottolineatura del ruolo di comprensione e di analisi dei fenomeni sociali della sociologia. Il secondo ente che abbiamo coinvolto è lo Svimez per il ruolo che ha nella promozione non solo economica ma anche sociale in termini di competenze in alcune aree, nelle aree più problematiche del paese. Anche in questo caso, la chiave di lettura di una collaborazione rimane invece al ruolo della sociologia come attore e come soggetto di promozione e di cambiamento sociale. L'ultimo ente che abbiamo coinvolto è l'IRAP, che ha raccolto il ruolo, subentrata il nuovo, la nuova termine dell'ISFOL, per il ruolo specifico che attribuiamo non solo a un problema anche di collocazione professionale lavorativa dei nostri laureati, peraltro credo che sociologia sia stato l'unico corso di laurea, l'unica disciplina che ha fatto una ricerca nazionale specifica a livello nazionale non solo sull'occupabilità dei propri laureati ma anche sulle loro competenze e sulla specifica articolazione della loro collocazione lavorativa. Quindi un rapporto con l'ISFAL invece in termini di capacità della sociologia di rapportarsi al mercato del lavoro e alle nuove professioni. Allora, io credo che questa capacità della conferenza, dei dipartimenti, perché poi la conferenza ha lanciato la proposta, ma in realtà quelli che hanno organizzato tutti gli eventi sono stati singoli dipartimenti. Quindi questa capacità dei dipartimenti di mettersi in gioco e di provare a porsi in una logica collettiva e di collaborazione, ma anche con le loro autonomie e con le loro specificità, sia un segnale molto forte del ruolo che i dipartimenti vogliono avere nella promozione culturale e in generale nella riflessione e nell'analisi e nel confronto con le sfide che ci pone il mutamento sociale in atto. Ringrazio Gianpaolo Nuvolati, collega Nuvolati, non solo per aver organizzato questo evento, ma in realtà anche perché io, come ho detto prima, la conferenza dei direttori, io non sono più direttore del Dipartimento, sono continuata a rimanere nella conferenza e quindi anche a fare il presidente perché Gianpaolo mi ha delegato, quindi un ringraziamento anche perché questa delega mi ha permesso di continuare a lavorare in questa logica complessiva. Grazie. Grazie Carla. Adesso in realtà era previsto il mio intervento introduttivo della giornata e del tema della polarizzazione, invece darei la parola a Pierfrancesco Maiorino, che è assessore alle politiche sociali, salute e diritti del Comune di Milano. Buongiorno a tutti. Sarei intervenuto anche favorevolmente dopo il suo intervento, per non portare un saluto di rito, ma per confrontarmi con i temi posti. Mi pare molto interessante questa azione, questa iniziativa che si sviluppa. Mi pare molto interessante il raccordo tra le università, nonché il porre al centro la questione della polarizzazione sociale nella nostra città. Da assessore alle politiche sociali, oltre che portarvi ovviamente il saluto dell'amministrazione comunale, del sindaco, come è giusto,
Volevo svolgere qualche considerazione, mi permettevo di intervenire un po' nel merito. Io credo che noi dobbiamo proprio riuscire a capire come si posiziona la politica sociale in una fase di cambiamento, di trasformazione come quella che stiamo vivendo. E in fondo anche diversi, diciamo, degli spunti o dei testi o delle valutazioni che in questi anni hanno accompagnato la politica sociale non hanno sempre fotografato le trasformazioni in atto: aumento dell'aspettativa di vita, processo di precarizzazione, dinamiche, conseguenze materiali della crisi, pluralismo culturale ed etnico della società, scomposizione, trasformazione del ruolo della famiglia. Tutto ciò ti domanda, in una società che cambia, uno sguardo, credo, inedito o comunque più attento a questa trasformazione. Dunque è molto davvero, diciamo, utile, credo che ci sia proprio bisogno di una riflessione tra tutti che sappia partire da questo e che sappia partire da una scelta di principio, che è quella di sviluppare uno sguardo e poi una politica per il sostegno all'autonomia dei soggetti, per la promozione della persona, per il riconoscimento del diritto ad una vita dignitosa, per la capacità di confrontarsi con la fragilità e dunque con una domanda sociale che insorge, che mette ad esempio il welfare, come tradizionalmente lo abbiamo conosciuto, in una condizione di difficoltà. E tutto ciò dunque ha bisogno, io credo, di un confronto che sappia muovere da una scelta valoriale, di principi da mettere al centro e da una grande capacità di innovazione, di positiva innovazione delle politiche, dell'offerta, degli strumenti, anche dell'organizzazione dei servizi. In questa cornice è molto interessante vedere che il mondo comunque accademico vuole partecipare pienamente a questa, decide di partecipare pienamente, ma non devo certo portarvi nessun riconoscimento, diciamo, sto semplicemente osservando quel che accade, partecipare pienamente a questo confronto che attraversa non solo la società italiana, ma che attraversa questa parte di mondo, su cosa voglia dire, ad esempio, oggi fare politica sociale. Su cosa voglia dire oggi concepire un sistema di garanzie, tutele ed opportunità, su come ciò debba accompagnarsi da una parte dalle risorse, diciamo al tema delle risorse esistenti, quanto sono ad esempio le coperte pubbliche disponibili pronte a coprire il bisogno, dall'altra forse ancora prima a interpretare il bisogno, a capire cosa ti porta con sé la domanda sociale presente nella nostra società e nelle grandi città italiane. E in fondo il confronto che ad esempio si apre in questa fase storica sulla trasformazione urbana, sul tema della riqualificazione delle periferie, tanto per parlare, diciamo, di oggetti che poi attraversano anche il dibattito nelle istituzioni, credo che debba partire più da questo che da diciamo una valutazione che si astrae dal contesto sociale. E quindi di cosa c'è bisogno oggi rispetto alla necessità di accompagnare i soggetti in un percorso di pieno riconoscimento di cittadinanza, di fronte al grande tema della solitudine della società, di fronte a processi di diciamo disgregazione o precarizzazione o inquietudine che crescono in relazione ai processi di precarizzazione. Tutto questo credo che consegni delle domande robuste e penso che sia bene affrontarle insieme. Affrontarle insieme mettendo davvero al lavoro la comunità della cura, per dirla con Don Colmenia, piuttosto che il mondo, diciamo, del sapere, delle responsabilità istituzionali, e non pensare dunque che la riflessione, e chiudo su questo, che voi state svolgendo in questa sede, sia una riflessione utile per voi. Credo che invece sia un contributo utile a una riflessione di tutti. E
e quindi penso che insomma, sia bene mantenere stretto il rapporto che con diversi dei presenti abbiamo già consolidato, proprio perché il passaggio nel quale siamo mette in crisi tutti e ha bisogno di una grande circolazione di idee, di pensieri, mi permetto di dire, ha sempre più bisogno anche di una nuova generazione di scienziati della politica sociale che si mettano in gioco direttamente. Grazie e buon lavoro. Bene, allora io anch'io ovviamente porto dei saluti che sono quelli di tutto il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale che ha organizzato questo convegno e dirò qualcosa molto velocemente sul tema della polarizzazione. Oggi parleremo di questo specifico tema, il che non significa dunque occuparci esclusivamente della povertà. Parlare di polarizzazione significa anche osservare le distanze socio-economiche tra vari gruppi della popolazione. Quindi paradossalmente noi potremmo trovarci in società che sono povere ma non polarizzate e in società che sono polarizzate ma non necessariamente sono povere. Ovviamente questi due concetti sono tra loro fortemente collegati, però appunto l'argomento specifico di oggi è questo, no? In questa nostra società nella quale noi viviamo, dove si concentrano situazioni di disagio, a cui corrispondono però situazioni di grande benessere. Questo significa la polarizzazione, no? Che in parte, per certi versi, comporta il venir meno di una classe media che aveva fatto da cuscinetto, per certi versi, no? Una classe media che forse oggi ha molte difficoltà a continuare a vivere nel centro delle città, che ha bisogno di una residenzialità forse più sparsa sul territorio, però il tema è questo. Allora, alcune domande che io mi sono posto e sono sicuro che nel convegno di oggi troveranno risposte, sono di questo tipo. Voi sapete che prevalentemente le distanze sociali si misurano con un indicatore che è l'indice Gini, che ci dice come si distribuisce il reddito, cioè quanti sono i soggetti che appartengono alle categorie e alle classi più alte e quanti sono quelli che appartengono al quintile più basso. Questa ridistribuzione ci dà un'idea della distanza sociale. Allora, la prima questione è questa. Se è vero che la povertà è multidimensionale, cioè è data dal fatto che una persona è povera non solamente perché ha un reddito modesto, ma perché ha un basso capitale sociale, perché vive in condizioni di isolamento abitativo, perché c'è un welfare piuttosto modesto, quindi è multidimensionalità della povertà. Allora, prima domanda, esiste una multidimensionalità della polarizzazione sociale? Vi faccio un esempio, potrebbe esserci una grande distanza tra i gruppi di popolazione dal punto di vista economico, ma potrebbe non esserci dal punto di vista del livello di istruzione, o potrebbe non esserci dal punto di vista del capitale sociale. Quindi si tratta di capire come noi misuriamo e come noi operativizziamo il tema della polarizzazione sociale. Quindi è una questione anche, se vogliamo, di tipo più metodologico. L'altro tema è questo, quando è che cresce la polarizzazione sociale? Cioè la distanza nelle classi. Cresce maggiormente quando c'è crisi economica o cresce maggiormente quando c'è sviluppo economico? Probabilmente esistono delle risposte, però dobbiamo che quando una società è in crisi le distanze si allungano o viceversa si accorciano. E che cosa succede invece quando c'è sviluppo economico? Ovviamente ci sono delle ipotesi e già delle risultanze, dei funding che possono darci una risposta, però io sono qui solo per porre le domande, le risposte poi me le daranno i colleghi. L'ultimo aspetto è questo, e cioè quello della dimensione territoriale. Come misuriamo noi la polarizzazione a Milano? Perché se io vado a misurare la polarizzazione nella città di Milano, trovo che probabilmente esiste, forse ce lo diranno i nostri colleghi, una certa polarizzazione, una distanza tra le classi. Però se io non considero solo la città di Milano, ma vado ad osservare tutta l'area metropolitana e l'Interland, probabilmente riduco le distanze sociali, perché quella famosa classe media che un tempo trovava condizioni abitative sufficientemente corrispondenti alle disponibilità economiche nel centro di Milano, forse oggi vive nell'Interland, si è spostata, no? Questa è un'ipotesi, non sto dicendo che è così. Quindi a seconda del territorio di riferimento che io prendo in considerazione, avrò una ridistribuzione del reddito, una ridistribuzione delle altre variabili del livello di istruzione, piuttosto che del capitale sociale, che non necessariamente è in sintonia con quanto succede nella città principale, nel capoluogo. Quindi ancora una volta dipende non solamente da come misuro la polarizzazione sociale, ma dal territorio cui io faccio riferimento.
Questi più che altro sono mie curiosità, temi che mi interessano particolarmente e sono sicuro che oggi avrò risposta dai nostri colleghi. Infine, l'ultimo aspetto non riguarda tanto soltanto la sociologia, ma riguarda le questioni legate alle teorie sociali, quindi la scienza della politica, Sen, Rawls. Quanto una società deve essere disuguale? Poco diremmo, ma quanto una società debba essere necessariamente perfettamente uguale? Non lo sappiamo, no? Cioè, anche qui ci sono teorie diverse in base alle quali è giusto avere da un lato un'uguaglianza, ma dall'altro anche, se vogliamo, anche delle condizioni che favoriscono lo sviluppo e quindi necessariamente anche dei soggetti che siano in grado di guidare la società rispetto ad altri. Questo è tutto il tema della filosofia della politica, da Sen a Rawls, no? Che hanno valutato quanto una società è giusto che sia uguale o disuguale per rispetto di alcune variabili, rispetto al tema della meritocrazia, rispetto al livello uguale per tutti di partenza, ma che poi vada a premiare coloro che sono meritevoli invece di avere delle situazioni economiche e sociali migliori rispetto ad altri. Quindi come si valuta l'uguaglianza? Alla base, nel momento delle partenze, quelle che sono le function, le capabilities degli individui, o si debba necessariamente andare verso una società uguale, che quindi riduce quello che è il merito delle persone, no? Quindi anche questo, e non lo prende in considerazione, anche questo è un tema che è di particolare interesse. Noi abbiamo 4 relazioni, io sono molto contento, mi spiace che non ci sia il rettore, però sono molto contento di partire un po' in anticipo rispetto ai nostri tempi, perché questo darà modo poi di discutere, perché dopo le 4 relazioni abbiamo chiesto ad alcuni dottorandi dei 3 dipartimenti, e vi ricordo che i 3 dipartimenti che sono coinvolti sono, oltre a quello di sociologia che qui rappresento, e ricerca sociale di Bicocca, il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche della Statale di Milano, e infine il Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ci ha già raggiunto Carlo Rovati, io ovviamente seguo quella che è la scaletta e quindi darei la parola a Vittoria Buratta, che è della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Censimento della Popolazione dell'Istat. Come diceva la collega professoressa Carla Facchini, il rapporto che noi abbiamo con l'Istat è un rapporto in essere già da molto tempo. Ricordate, l'anno scorso avevamo fatto insieme con l'Istat un evento importante che era appunto sulla giornata della statistica, e oggi abbiamo l'opportunità di ascoltare Vittoria Buratta, a cui do la parola. Grazie, buongiorno a tutti, mi fa davvero molto piacere essere qui. Io non darò risposta alle domande che ci ha posto, però vi fornirò degli elementi che saranno, potrei dire per voi, un'infrastruttura di base per poi costruire le vostre letture, le vostre interpretazioni. È vero che c'è una lunga collaborazione tra l'Istat e i dipartimenti di sociologia, non potrebbe non essere così, nel senso che la ricerca sociale non può che avvalersi dei dati di base che non sono prodotti solo dall'Istat né solo dal Sistema Statistico Nazionale. Lo ricordo a tutti che nel nostro paese c'è un sistema statistico nazionale a cui partecipano i soggetti rilevanti per l'informazione, che sono anche quelli territoriali, quindi per esempio anche la regione, ma il comune di Milano è uno dei soggetti che fondano questo sistema. Naturalmente l'informazione può venire anche dagli altri enti di ricerca, però è messa tutta al servizio e degli amministratori e di chi invece, facendo ricerca, dà contributi per la lettura e per il progresso, perché siamo un po' tutti qui a costruire il futuro, piuttosto che guardare il passato ci serve a costruire un buon futuro. Con i dipartimenti di sociologia, peraltro, è in corso una nuova, come dire, tornata di un accordo di collaborazione che va avanti da molti anni e che verrà, penso, perfezionato nei prossimi giorni, che è proprio una partnership di analisi e di approfondimento. È possibile che i progetti che partiranno vi vedano anche coinvolti, anzi io auspico che ci sia questo coinvolgimento di tutti, diciamo, sia dei ricercatori sia degli studenti e dei dottorandi.
Rispetto al tema della giornata, si è detto di alcune questioni di fondo che toccano la trasformazione della società e io mi soffermerò su quattro argomenti più generali, che sono appunto queste generazioni in trasformazione, come si sono poi riflessi sui modelli insediativi e sulla mobilità. Daremo un'occhiata a quelli che sono i profili sociali nei grandi sistemi urbani e poi parleremo anche del futuro dell'informazione, perché la storia non finisce qui. Comincio veramente da lontano, queste sono le piramidi delle età, penso che siano abbastanza note. Comunque la piramide delle età è la rappresentazione più tradizionale della struttura per sesso età della popolazione. Queste sono quattro generazioni di italiani e di italiane, no, di italiani e di italiani e di immigrati nel nostro paese, che in questo momento rappresentano una forza importantissima. La prima piramide che vedete sulla su in alto, che è una vera piramide nel senso anche geometrico del termine, è quella del 1926. Come vedete lì la base era molto ampia, è quello che ci si aspetta classicamente dalla piramide per età. I restringimenti che vedete sono quelli degli eventi bellici, poi delle epidemie che ci sono state, che hanno falciato alcune generazioni. Quella sotto, quella che vedete del 52, comincia un pochino ad addolcire la base, che sale su un po' più regolarmente invece che declinare. Quella piramide dicevo, è del 52, ancora mantiene nella parte dalla metà in poi, ovviamente perché eredita dalle generazioni precedenti quella forma spiccatamente piramidale. La generazione del 76, come vedete sulla terza in alto a destra, comincia già a mostrare quella che si chiama la rettangolarizzazione, cioè i lati della piramide perdono proprio l'inclinazione della piramide perché cominciano, è la base che si restringe fortemente. L'ultima piramide è quella del 2017, quindi è quella dell'anno in corso, e come vedete di piramide non c'è più niente, è quella che anzi qualcuno chiama più vicina a una piramide rovesciata, ed è esito. Questo punto d'arrivo è esito di due grandi fenomeni. Per quanto riguarda la parte alta, la cosa importante e straordinaria è il successo conseguito in termini di speranza di vita. Quindi la parte alta della piramide è così folta e così nutrita, non lo era in passato, perché c'è stato un guadagno di anni di vita straordinario. Io vi dico che per esempio la speranza di vita alla nascita era per gli uomini e per le donne intorno ai 50 anni nella generazione del 26, ora siamo arrivati a oltre 80 per gli uomini e oltre 85 per le donne. Significa che nell'arco di 90 anni, quelle quattro generazioni si sviluppano nell'arco di 90 anni, nell'arco di 90 anni sono stati guadagnati più di 30 anni di vita. Se voi ci pensate, è davvero un progresso, forse la più grande conquista dell'umanità del secolo scorso, mi verrebbe da dire. Lo stesso non è invece nella parte bassa della piramide. Nella parte bassa della piramide quello che vediamo è il riflesso di una caduta inarrestata finora nel nostro paese, preciso nel nostro paese, perché, e questa è davvero, come dire, materia per chi amministra, per chi decide, per chi fa politiche, perché nel nostro paese ha continuato quasi ininterrottamente, vedremo, non del tutto ininterrottamente, perché la componente migratoria ha dato un grande contributo alla ripresa una parte di ripresa della natalità nel nostro paese. Ma adesso anche la popolazione immigrata sta assumendo i nostri stili di vita e anche i nostri stili riproduttivi. Quindi questo guadagno di natalità che c'è stato in alcuni anni si sta comunque un pochino asciugando. E quindi chiaramente il restringimento fortissimo della parte bassa della piramide, dicevamo, è dovuto al calo della natalità.
non è un destino, nel senso che non è scritto, non è inciso nella pietra, perché alcuni paesi che hanno attraversato le grandi trasformazioni che abbiamo attraversato anche noi, che sono riflesse nelle altre piramidi, hanno invertito questo andamento della natalità e della fecondità. Pensate alla Svezia, pensate alla Francia, solo per guardare all'Europa. Quindi noi siamo in questa situazione in questo momento. Il nostro paese è tra i paesi più avanzati del mondo per durata della vita. Veramente siamo, come dire, nella parte altissima della graduatoria, di anno in anno siamo secondi o terzi, ma quella è la collocazione dell'Italia. Siamo tra i paesi avanzati, siamo nella parte più bassa della graduatoria, e possiamo essere penultimi, terzultimi, un anno prima del Portogallo, un anno prima, però quella è la nostra collocazione. Se quella è la situazione italiana, cosa succede a Milano? Come vedete, sia la provincia sia il comune di Milano riflettono abbastanza, questa è la piramide al 1 gennaio 2017, riflettono abbastanza quella che è la situazione italiana. Naturalmente questo, come dicevo prima, che cosa ha comportato? Un grande incremento della popolazione anziana. Pensate che nella provincia di Milano nell'arco di 10 anni si è passati da 622.000 anziani a 723.000 e nel comune da 303.000 a 315.000. Gli ultracentenari, che è una parte ovviamente particolarmente qualificata di questa distribuzione per età, si è passati nell'arco di 10 anni in provincia da 486 a 973, si sono quasi raddoppiati, e nel comune da 252 a 611. Come vedete, il grosso degli ultracentenari sta nel comune di Milano. Della speranza di vita vi ho già detto, ricordo però che Milano è in una situazione favorevole, ancor più favorevole rispetto all'Italia, al profilo medio dell'Italia. Quindi a Milano si vive anche leggermente di più che nel resto d'Italia, sia in provincia sia nel comune. Questo, per darvi un termine di raffronto, è Roma. Roma è in una situazione leggermente peggiore, per esempio in termini di speranza di vita, e sebbene siano equivalenti, diciamo sostanzialmente equivalenti. Questa è la situazione ad oggi. In futuro che cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, il futuro, noi abbiamo da poco rilasciato le previsioni della popolazione, lo dobbiamo fare anche per un regolamento europeo, arrivano al 2065, voi direte 2065 è una cosa impensabile, come si fa? Però esistono studi e modelli di previsione molto sofisticati che noi dobbiamo fornire alla Commissione europea e che servono poi a Ecofin per le previsioni delle politiche finanziarie e degli interventi a livello europeo. Queste previsioni sono state rilasciate tutto sommato da pochi mesi. Abbiamo fatto un esercizio sulla Lombardia, non sul comune o sulla provincia di Milano, da dove emerge che la popolazione per la Lombardia è prevista in aumento fino al 2050. Questo da, chiaramente, nell'ambito di una buona incertezza, che queste sono previsioni, sono modelli. Si prevede che circa 3 milioni di persone arriveranno in questo arco di tempo in Lombardia e che verranno dall'estero, e altri 2 milioni e mezzo arriveranno in Lombardia da altre regioni del nostro paese. Come vedete, in Italia l'andamento non è questo. Le previsioni per l'Italia parlano di un declino continuo della popolazione. Quindi non è per niente un dato scontato il fatto che in Lombardia è previsto un aumento fino al 2050, da un certo punto di vista è un'ottima notizia, vuol dire che questo è un territorio dove cresce la popolazione, e perché cresce l'economia, cioè ovviamente un contesto in cui tutto questo si realizza.
Naturalmente questa crescita di popolazione deriva da tutta una serie di parametri che sono il numero medio di figli per donna, la speranza di vita, gli immigrati, gli emigrati e quant'altro. In generale le previsioni demografiche per la Lombardia vedono ipotesi più favorevoli che nel resto del paese, sia in termini di durata di vita, sia in termini di riproduzione, quindi sia in termini di tassi di natalità e fecondità. Nel 2016 nella provincia di Milano sono nati quasi 27.000 bambini. Di questi quasi il 33% ha almeno un genitore straniero. Vedete quanto conta la componente immigrazione in questo territorio. In Italia questa quota è del 21%, quindi parliamo di oltre 10 punti di in più. Il 24% ha entrambi i genitori stranieri e in Italia questo dato è meno del 15%. Il numero medio di figli per donna in Italia è 1,34, nella provincia di Milano è 1,42. Ovviamente quello italiano è molto più basso, 1,28, quello delle donne immigrate 2,02, siamo a quella che viene chiamata la soglia di riproduzione. Se ora passiamo a vedere come la popolazione si è distribuita sul territorio, questi sono gli anni di censimento. Mi tocca, come dire, ricordare a tutti che il censimento è stato per decenni, vedremo alla fine che questa cosa sta cambiando anche, per il futuro sta cambiando anche questo, ma fino a qui solo le date di censimento ci hanno consentito di andare a livello territoriale così fine da poter capire che cosa accadeva anche dentro le città, quindi non solo che cosa accade nei comuni, perché questi dati sui comuni ce li abbiamo ogni anno, come sapete, ci sono delle fonti regolari che vengono proprio anche dai comuni. Per fortuna nostra, il nostro paese rispetto ad altri ha un'anagrafe della popolazione che con tutti i suoi limiti però ogni anno ci dà un stock e flussi di popolazione. Noi ogni anno conosciamo gli stock e i flussi. Allora, dicevo, dal censimento del 51 a quello del 2011 la città di Milano e poi la città metropolitana si è quest'asse verticale che vedete è il cosiddetto policentrismo, cioè quanti nodi in realtà, quanti nodi di scambi, di relazioni, di servizi, di attività ci sono in un'area. E come vedete, mentre Roma è una città molto monocentrica, cioè il comune di Roma, il centro di Roma hanno un potere attrattivo fortissimo, a Milano c'è una situazione, nel tempo c'è stata una situazione più distribuita, quindi nel territorio di Milano ci sono più nodi, più centri, è una città più equilibrata sotto questo punto di vista. Queste sono le aree subcomunali che conoscete voi sicuramente meglio di me. Questa è la densità abitativa, ovviamente questi sono sempre i dati che dicevo al censimento. Come vedete anche qui dal centro alla periferia si ha una rarefazione della densità abitativa. Al 1 gennaio 2017, per tornare alla questione dei cittadini stranieri, di cui ora vi farò vedere la mappa di distribuzione dentro Milano, abbiamo 253.000 cittadini stranieri che vengono, queste sono le prime 10 cittadinanze in ordine di importanza. Considerate che a Milano il 90% degli immigrati sono extracomunitari, mentre in Italia questo valore è del 70%. I rumeni, che sono nel nostro paese la prima cittadinanza straniera, qui non lo sono affatto. Quindi è proprio anche un diverso profilo dell'immigrazione che c'è a Milano. In generale il nostro è un paese che si caratterizza per una multietnicità,
Cioè, diversamente ad altri paesi come la Germania, come la Francia, dove in Francia dominano i cittadini del Maghreb, in Germania i turchi, eccetera. Qui non abbiamo una dominanza, nel nostro paese abbiamo una grande distribuzione di paesi, siamo un paese multietnico. Nell'ambito di questo però Milano accoglie molto più che nel resto del paese cittadini che vengono da fuori dell'Unione Europea. E infatti, come vedete, la presenza comunitaria è decisamente più bassa della media. Il record di presenze sono i cittadini delle Filippine e dell'Egitto. Quasi uno su tre di quanti stanno in Italia sono concentrati qui a Milano. Questa è la loro distribuzione sul territorio di Milano. Quelli che vedete sono i nuclei di identità locale, che è la partizione adottata qui nel comune di Milano. A Roma si chiamano zone urbanistiche, ogni comune ha una propria, come dire, sì, una propria, un proprio linguaggio. E qui voi riconoscete le zone di concentrazione di quei cittadini che vi ho fatto, di cui vi ho parlato nella precedente slide. Per tornare alle piramidi, per dirvi quanto conta questa componente, queste sono le piramidi della provincia e del comune di Milano. Quelle sotto in rosa, non so come le vedete veramente, sembra più giallino, sono la popolazione italiana. Quelle sopra, tratteggiate, sono la popolazione immigrata. Vedete che hanno profili per età assolutamente diversi, sebbene in termini di sesso siano abbastanza equilibrate. In termini di età sono assolutamente diversi dalla popolazione italiana. Sono nella provincia di Milano 447.000, e di questi 97.000 sono minori. Quindi anche sotto il profilo delle politiche di intervento e di integrazione, questo è un dato straordinariamente importante. Ora passiamo a parlare invece della popolazione anziana, di quella parte alta della piramide che abbiamo visto all'inizio. Questa è la distribuzione della popolazione anziana nei NIL di Milano. Come vedete, ce ne sono alcuni a forte caratterizzazione, dove c'è oltre il 200, dove sono oltre il 227 il tasso della popolazione anziana. È il rapporto tra anziani e giovani questo, quindi il 227 non è in percentuale, è il rapporto tra gli ultra 65 anni e invece i giovani fino a 15 anni. Quindi quel rapporto è molto alto, vuol dire che c'è nelle zone quel verde scuro, c'è uno sbilanciamento fortissimo, che al contrario non c'è nelle zone con colori molto più chiari. Se invece guardate, questa è la distribuzione del tasso dell'indice di vecchiaia. Se guardate a quella del tasso di disoccupazione, è molto diversa, cioè le due non tendono a sovrapporsi. Vedremo poi anche che in qualche modo, questo è anche noto nel dibattito, gli anziani in famiglia qualche volta sono un elemento di forza, perché sono percettori di reddito banalmente, perché molti anziani sono percettori di pensione, e quindi è una, in qualche modo è un fattore protettivo contro la povertà e l'esclusione sociale, ovviamente. Non è detto, parliamo di rischio, non parliamo di un dato deterministico. Queste sono le famiglie con potenziale disagio economico, sono le famiglie giovani, sono le famiglie in cui la persona di riferimento, come sapete in tutte le indagini, sapete, se non lo sapete ve lo dico io, in tutte le indagini che si fanno presso le famiglie viene identificata una persona di riferimento. Non è quello che una volta veniva chiamato il capo famiglia, non c'è più nemmeno l'anagrafe del capo famiglia, è la persona di riferimento, quella attorno a cui comunque si struttura il gruppo familiare, che non necessariamente ha anagraficamente una posizione definita.
Queste sono quelle in cui questa persona di riferimento ha meno di 65 anni, quindi sono le famiglie, diciamo, nella parte matura o giovane della distribuzione di popolazione, in cui non ci sono percettori di reddito, cioè non c'è né un occupato né un pensionato da lavoro, non ci sono percettori di reddito da lavoro, potrebbe esserci un pensionato che ha la cosiddetta pensione sociale, ma non un percettore di pensione da lavoro. Queste quindi sono state chiamate famiglie a potenziale disagio economico. Chi di voi conosce Milano dirà: ma come, il centro? Quella parte molto rossa al centro non ci suona molto, perché quella è un'area che noi conosciamo per essere un'area, diciamo, meno a rischio di povertà. Meno. E in effetti, se andiamo a vedere invece quello che abbiamo calcolato come indicatore di vulnerabilità sociale e materiale, questa è una sintesi di 7 misure che vanno dal tasso di disoccupazione, che sono veramente misure, come dire, di emarginazione, di rischio sociale, che è il tasso di disoccupazione, la povertà, le abitazioni in cattive condizioni, quindi effettivamente dimensioni di rischio sociale. Come vedete, il centro si è immediatamente schiarito. Si vede che quella parte che vedevamo precedentemente potrebbero essere famiglie con non percettori di reddito da lavoro o pensione da lavoro, ma potrebbero avere redditi da capitale o rendite finanziarie di altro tipo, e quindi essere famiglie molto più facoltose della media. E in effetti questa rappresentazione potrebbe un po' raccontarci questa seconda storia. Ora vediamo insieme le 14 aree metropolitane d'Italia. Voi, come sapete, c'è stata una legge, anzi più leggi si sono avvicendate su questo, sono state identificate 14 aree metropolitane, di cui mi rendo conto che non c'è la leggenda. Vabbè, comunque, per capirci, per esempio, Napoli è la numero 8, perché adesso qui vedo che non ci sono le label. Napoli è la numero 8, Milano è la numero 13, mi sembra. Allora, e sotto, non so perché, sono sparite le etichette, comunque adesso io ve le racconto le etichette, così cerco di recuperare. Evidentemente ho copiato la slide sbagliata. Allora, la prima città è Torino, la seconda è Milano, scusate, Milano la seconda, la terza è Venezia. Napoli è quella che vi dicevo, la numero 8. Poi quelle sotto sono tutte città del sud, Bari, Reggio Calabria e via discorrendo. Mentre le barre, i colori delle barre che vedete sono le aree residenziali. Diciamo, le prime due, serie 1 e serie 2, sono il ceto medio e il ceto medio-alto. Poi ci sono la zona gialla, è la componente anziana, sono le famiglie con anziani, e poi le componenti arancio e rosso, quell'arancio e rosso sono le famiglie giovani con bambini a rischio. Zone, no scusate, queste sono zone della città, non sono soggetti, questa è una partizione delle città in aree sulla base di quegli indicatori che vi dicevo. Infine quelli rossi sono le zone a rischio, in qualche modo le zone più a rischio. Troverete tutto questo sul nostro sito, c'è, come dire, tanto di leggenda e quant'altro, poi posso mandare anche agli organizzatori i riferimenti. In ogni caso, questo a colpo d'occhio per dirvi che i problemi sociali in questa rappresentazione si capisce quanto siano profondamente diversi nelle aree del paese. Cioè, in una città come Napoli, che è la numero 8, sono le famiglie giovani, quelle che si trovano in condizioni di estremo bisogno e di rischio sociale, sono le famiglie giovani. Quella, come vedete, la barra destra è la più alta che c'è nel nostro paese, mentre la componente anziana, che è quella quel giallo più marcato, quel giallo più forte, che voi vedete giallo, io ce l'avevo verde,
che nel centro-nord del paese ha una buona rilevanza, nel sud praticamente ha una influenza molto bassa, nel comune di Napoli è proprio prossima a zero. Viceversa, nel comune di Napoli sono molte poche le aree a profilo dei ceti medi e dei ceti medio-alti. Ovviamente questo significa che, dovendo intervenire un amministratore della città, ha una, come dire, davanti a sé un mondo profondamente diverso. Allora, qui finisce, come dire, un po' la storia, cenni di base sull'universo, come si diceva una volta. E questi sono fatti, tutto ciò che vedete a livello subcomunale, quindi quelle partizioni che avete visto, e anche questo, perché questo è calcolato nelle aree dentro le città, tutto viene dai dati di censimento. Perché, come vi dicevo, il censimento era l'unica operazione che finora consentiva a questo paese di guardare con la lente dentro i territori. È vero che abbiamo una buona, in questo momento, una crescita anche dei dati di fonte amministrativa che possono permetterci di scendere a un livello di dettaglio molto alto, ed è per questo che noi abbiamo avviato una nuova stagione di censimento continuo. Per la verità si chiama permanente nella legge, ora permanente mi sembra un po' inquietante, insomma, io preferisco dire continuo. Comunque il censimento permanente, così dice la legge, verrà fatto ogni anno e su una parte dei comuni italiani, come il comune di Milano, sono circa 700, ovviamente tutti i capoluoghi di provincia, tutte le aree metropolitane, ve lo dico a fare, cioè i grandi comuni ci saranno tutti quelli, lo faranno davvero sul campo ogni anno. Gli altri comuni ruoteranno, ma ogni anno avremo per tutti i comuni un dato, ogni anno avremo il dato a livello territoriale. Quindi sarà un'operazione continua, diversamente dal passato, in cui passavano 10 anni tra una operazione censuaria e l'altra. Sarà basato sul sistema dei registri, perché alcuni dati li prenderemo sul campo dalle rilevazioni, altri dati li integreremo per quello che sono e si renderanno via via sempre più disponibili dai registri. I registri non sono gli archivi, per dire, l'anagrafe della popolazione è un archivio, ma il registro di popolazione che andremo a costruire si avvale non solo dell'anagrafe, ma anche di tutte le informazioni ausiliarie che possiamo acquisire e da rilevazione sul campo e da altre fonti, non ultime i famosi big data di cui si sta tanto parlando da molti anni, che per esempio ci serviranno per lo studio della mobilità, tanto così, per citare uno tra tanti elementi. Quindi sarà basato sul sistema dei registri e sarà integrato ex ante, non ex post, con tutto il sistema delle indagini sociali. Penso che tutti voi conosciate l'indagine sulle forze di lavoro, penso che conosciate l'indagine sulle spese per consumi delle famiglie, così come l'indagine che facciamo ogni anno sulla vita quotidiana, si chiama indagine sugli aspetti della vita quotidiana, e per non di ultima, ma certo non in ordine di importanza, l'indagine europea sui redditi, EUSILC, che noi facciamo ovviamente per l'Italia. Quindi avremo anche queste 4 indagini e altre 2 che in questo momento sono in fase di, diciamo, di strutturazione europea, che sono l'indagine sull'uso del tempo, che è un'indagine finora non sotto regolamento, ma è un'indagine straordinaria da cui si trae la rappresentazione di ciò che si fa giorno per giorno, il tempo impiegato giorno per giorno nelle attività, quindi non solo ciò che si fa, ma come lo si fa e con chi lo si fa e per quanto tempo. Pensate alla componente spostamenti, quanto è importante capire quanto assorbe
l'attività di degli spostamenti nella vita quotidiana di ognuno di noi e quanto è diversa tra chi vive in una città di provincia, come dire, con di dimensione medio-bassa e chi vive in una città come Milano, in cui effettivamente le distanze sono, per non parlare di Roma, che è una delle città più estese d'Europa in termini proprio di distanze territoriali. Questa integrazione avviene come? Avviene condividendo da ora in poi le stesse definizioni, le stesse classificazioni, lo stesso disegno di campionamento. Quelle sono indagini campionarie. Da ora in avanti, da ora intendo dal 2019-2020, perché sono gli anni in cui partiranno, condivideranno lo stesso disegno di campionamento. Il che significa che se un comune sta sempre nell'indagine sulle forze di lavoro, per capirci, come sapete l'indagine sulle forze di lavoro è la più grande indagine campionaria che si fa in questo paese, è straordinariamente ampia, parliamo di centinaia di migliaia di cittadini intervistati. Se un comune sta in quell'indagine, sta nel sistema e per quel comune potremmo avere tutti gli altri dati, cioè è un'operazione di disegno, proprio di progettazione mai fatta prima. Come vi dicevo, quindi sarà un sistema e non più un singolo flusso. Che cosa restituiremo al Paese? Perché poi tutto questo ai vostri occhi potrebbe essere importante, ma non avere poi rilevanza sostanziale. Restituiremo nel tempo e nello spazio. Quando dico nel tempo non dico solo di anno in anno, dico dati longitudinali. Ora non so quanti siano, come dire, alfabetizzati a questa terminologia. Longitudinale vuol dire che sullo stesso individuo sei in grado di seguire anno dopo anno che cosa ha fatto. Se parli per esempio di lavoro, puoi dire se un anno era occupato, l'anno dopo che cosa gli è successo, dove è collocato, se l'anno dopo sta fuori dal mercato del lavoro oppure sta dentro ma è disoccupato oppure ha cambiato professione, punto interrogativo. Quindi la chiave longitudinale oggi per le scienze sociali è uno spazio di analisi straordinariamente importante. E quindi nel tempo e nello spazio l'ho già detto finora, allora restituiremo. Ovviamente i sistemi, gli ipercubi di diffusione, io li chiamo così, sarebbero i dati statistici, quelli che siete abituati, spero che siate abituati a consultare, noi li chiamiamo macrodati, ma insomma sono dati aggregati, dati statistici aggregati, tra cui anche la popolazione legale. Voi sapete che la popolazione legale è l'output del censimento dal punto di vista del profilo normativo. La popolazione legale è la base per i collegi elettorali, tanto per dirne una, che stiamo appena adesso rifacendo grazie all'attività che il nostro Parlamento ci ha consegnato, così come è la base per il riparto del fondo sanitario, tanto per dirvene un'altra, quindi insomma non è una cosuccia da poco. Ovviamente avremo, guardo la diagonale, avremo i sistemi, avremo dei, no, ovviamente manco per niente, dei sistemi informativi integrabili, integrati e interrogabili online. Ognuno di voi si potrà fare la propria domanda e cercarsi le proprie risposte. Avremo un patrimonio di microdati che ovviamente sarà straordinariamente più rilevante di quello di ora e potenzieremo la strada degli open data. Noi ci crediamo molto perché, come sapete, gli open data sono strumenti per chi, che poi entrano in altri sistemi di elaborazione, di analisi, eccetera. Sono dati che si parlano tra loro, che hanno i famosi metadati, cioè i dati sui dati, le informazioni sui dati che consentono di collegarli ad altri che voi eventualmente di cui disponiate per tante altre ragioni. Sono una risorsa per la comunità scientifica, non solo, ma anche per la comunità degli utilizzatori. Siamo tra i paesi più avanzati da questo punto di vista, una volta tanto. Grazie, io ho finito e vi lascio. Bene, grazie per questo quadro davvero interessante.
Alcuni temi che riguardano la polarizzazione già si intravedevano in maniera abbastanza precisa, no? Questa divisione tra centro e periferia emergeva in maniera abbastanza chiara. Adesso passo la parola al collega Maurizio Prisati del nostro Dipartimento di Sociologia, che presenta una relazione dal titolo «L'organizzazione dello spazio residenziale urbano nelle grandi città italiane. Polarizzazione, disuguaglianza, segregazione». Buongiorno. Allora, come diceva il professor Nuvolati, parlerò appunto di un tema che è molto ampio, quindi naturalmente sarà un sommario molto veloce, se vogliamo, di una tematica così rilevante. La storia che vi racconterò oggi è ampiamente tratta da un libro che qualche anno fa ho scritto con Marzio Barbagli e, come vedete, ha come sottotitolo Città e gruppi sociali dal 1400 a oggi, quindi diciamo noi faremo un excursus un po' più breve. E naturalmente lo studio era cominciato pensando al dopoguerra, però con Barbagli gli dai un decennio, si prende un secolo, e quindi, come dire, è sempre difficile contenerlo dal punto di vista storico. Il vantaggio di questo studio è che naturalmente ci ha permesso di affrontare alcuni temi che sono classici in certi settori della sociologia con un ampio respiro, nell'idea che più ci si allontana, diciamo così, con lo sguardo, e più è possibile tracciare delle tendenze che sono solide. Quello che vorrei dire è che sostanzialmente abbiamo affrontato un tema che è quello appunto delle grandi trasformazioni socio-economiche secolari e delle loro conseguenze sulla struttura sociale delle città. Allora, noi grosso modo sappiamo che in letteratura si ritiene, soprattutto nella cosiddetta sociologia urbana, si ritiene che, ma non solo, si ritiene che le grandi trasformazioni socio-economiche, le tre che vedete qui sono le più grandi, diciamo, degli ultimi 150 anni, quindi industrializzazione prima, partita in Italia grosso modo nel 1880, poi naturalmente parzialmente interrotta nei periodi bellici e ripresa fortemente nel secondo dopoguerra, fino alla metà degli anni 60, fine anni 60. Poi la successiva deindustrializzazione e terziarizzazione, che ha riguardato dagli anni 70 più o meno a oggi, e la globalizzazione, che potremmo anche definire la seconda ondata di globalizzazione, che è partita grosso modo negli anni 90. Secondo gli studiosi dell'impatto di questi fenomeni sulle strutture sociali delle città, queste trasformazioni hanno avuto impatti rispetto a tre grandi caratteristiche delle città, cioè la disuguaglianza, la polarizzazione e la segregazione. Ora, la letteratura naturalmente è partita con l'analisi delle città straniere, quasi sempre lo studio dei fenomeni nasce nel mondo anglosassone, dopodiché si estende ad altri paesi. Anche l'Italia, in qualche modo, affascinata da questa, diciamo, pubblicistica sulle città duali, sull'impatto della globalizzazione, sull'impatto della terziarizzazione, dell'industrializzazione, ha cercato di entrare nel dibattito, ma l'ha fatto con una quantità di dati nella maggior parte dei casi insufficiente, che quindi non ha mai consentito di trarre delle conclusioni molto solide. Non che noi, pur andando indietro di 600 anni, siamo riusciti a farlo, però diciamo siamo riusciti forse a mettere insieme una quantità di dati che potremmo definire, seguendo lo storico Carlo Ginzburg, una sufficiente massa di indizi che ci consente non tanto di provare alcunché quanto di delineare, diciamo così, un quadro secondo noi abbastanza suggestivo di quello che potrebbe essere successo. Io, ricordiamoci, ho molto apprezzato soprattutto la parte finale della relazione della dottoressa Buratta, perché ci permette di capire che in futuro noi avremo sempre più dati per conoscere i fenomeni sociali. Attualmente però io credo che noi sociologi soprattutto, ma non solo nelle scienze sociali, siamo un po', diciamo, affetti da quella che io chiamo ottimismo epistemico. Cioè noi pensiamo di poter conoscere facilmente i fenomeni sociali e quindi
siamo portati spesso a conclusioni abbastanza, come dire, tranchant, quindi abbastanza sicure, abbastanza certe, e se uno poi va a vedere la base empirica su cui si fondano queste conclusioni così certe, in effetti la certezza comincia un po' a sciogliersi. Quindi io vorrei essere non pessimista epistemico, ma comunque diciamo un cauto epistemico, che quindi cerca di fare dei dati quello che sono, usare i dati per quello che sono, appunto indizi. È difficile trovare delle prove solide nell'evidenza empirica disponibile. Noi abbiamo usato evidenza empirica, non tutta quella che c'era probabilmente, ma gran parte di quella che c'era, e speriamo di aver tracciato un quadro, ma il quadro comunque non è un quadro né completo né sufficientemente sicuro per trarre conclusioni, diciamo, nette. Però cerchiamo di appunto vedere cosa è successo. Brevemente, prima di passare al periodo più recente, quello che noi sappiamo è che, contrariamente a quanto hanno scritto molti studiosi, anche nell'ancien regime c'era una notevole disaggregazione, una notevole disuguaglianza, una notevole polarizzazione delle città. Anzi, probabilmente ce n'era di più nell'ancien regime che nelle società contemporanee. Non molto spesso pensiamo che si stava meglio quando si stava peggio, avete presente il detto, l'età dell'oro, e invece poi le grandi trasformazioni, appunto, si va verso l'individualizzazione, la precarizzazione. In realtà tutta l'evidenza empirica storica che abbiamo sulla vita nelle città nel 500-600 e anche nel 700 mostra che la vita nelle città era veramente misera, c'era veramente una massa di sacche di povertà che superava il 50-60% secondo i racconti e i resoconti dell'epoca. Per quanto riguarda invece il periodo più recente, diciamo quello dell'appunto della nascente industrializzazione, noi abbiamo qualche indizio che un po' di polarizzazione c'è stata, intesa qui però in un senso molto preciso, cioè come assottigliamento delle classi medie e ampliamento delle classi estreme. Noi sappiamo che l'industrializzazione ha portato a un assottigliamento di quella che è quella parte di classe media che si chiama piccola borghese urbana, quindi artigiani, commercianti, quindi lavoratori autonomi che godono di un discreto, diciamo, livello di vita. Questo strato si è assottigliato dal 1881 al 1931 e successivamente anche fino al 51 per lasciare spazio, diciamo così, alla classe operaia urbana, che naturalmente è diventata in quei 50-60 anni l'attore sociale principale, soprattutto nelle città. Adesso è molto difficile riconoscere la presenza di fabbriche a Milano, ma fino agli anni 60 e anche in parte 70 Milano era, come dire, invasa da fabbriche, così come molte città di tutto il mondo. A proposito di polarizzazione, Engels nel 45, quando descriveva la situazione inglese, diceva appunto: attenzione, qui stiamo perdendo il nostro tessuto tradizionale, stiamo perdendo i piccoli artigiani, i commercianti, diciamo, i fittavoli, e stiamo invece acquisendo queste grandi masse proletarie che in qualche modo saranno sempre più distaccate invece dalla elite dei capitalisti. Quindi la discussione sulla polarizzazione, sulla disuguaglianza, sulla segregazione è naturalmente una discussione classica. Noi abbiamo qualche appunto, come dicevo, qualche indizio che qualcosa del genere è successo nelle grandi città italiane, diciamo, fino agli anni 70. Dopodiché però non possiamo dire tantissimo perché i dati disponibili sono veramente pochi. Possiamo dire qualcosa di più degli anni 70 oggi, quindi dal momento in cui invece l'industrializzazione nelle città è stata sostituita da un processo di terzializzazione. Anche la terzializzazione, secondo alcuni autori, avrebbe dovuto portare in qualche modo sconquassi nel tessuto urbano, e ancora di più la globalizzazione. Quindi l'idea è sempre quella di la cosiddetta espressione è quella di dual city, quindi la città duale, quindi una città che in qualche modo si separa. Da un lato le elite economiche, culturali, del potere politico, che in qualche modo sono molto agiate, vivono in zone ben organizzate e anche ben tenute, e invece la massa crescente di, diciamo così, diseredati, che in qualche modo fanno lavori sempre più precari, sono soprattutto nel terziario, e soprattutto sono costituite da immigrati che vengono quindi in Italia, nelle grandi città italiane, per, diciamo così, sostituire gli autoctoni nello svolgimento delle mansioni più sfortunate. Ora, questa immagine ci siamo chiesti, Barbagli e io a suo tempo, quanto è attendibile, perché la nostra impressione è che i dati disponibili non andassero esattamente in questa direzione, o perlomeno fossero
diciamo, discordanti. Secondo alcune rappresentazioni del fenomeno della polarizzazione, della disuguaglianza, della segregazione, le grandi città italiane andavano verso una situazione sempre peggiore, secondo altri invece non era così drammatica la situazione. Ora, noi abbiamo cercato di guardare appunto un po' di dati per cercare di capire esattamente cosa si potesse dire al proposito. Io poi in questa presentazione ho aggiunto anche alcuni dati più recenti che ci permetteranno magari di fare qualche precisazione e partirò esattamente con questi. Allora, il professor Nuvolati ha già introdotto la distinzione concettuale fra disuguaglianza, polarizzazione e segregazione. La richiamo qui brevemente. Disuguaglianza vuol dire semplicemente che risorse materiali di qualche tipo sono distribuite in modo difforme all'interno della popolazione. Quindi io ho 100, lui ha 10, la nostra coppia è caratterizzata da disuguaglianza. La polarizzazione è una cosa diversa, come giustamente ha ricordato Nuvolati, cioè propriamente detta la polarizzazione non è tanto i ricchi diventano più ricchi, i poveri diventano più poveri, bensì la classe intermedia si assottiglia appunto, tende a contrarsi, a vantaggio o svantaggio, dipende dai punti di vista, delle due classi estreme, quindi i ricchi e quelli meno abbienti. La segregazione residenziale invece è qualcosa che può essere o non essere legata a queste altre due dimensioni, che è semplicemente la tendenza delle persone a organizzarsi nello spazio in modo non casuale. Quindi la segregazione classica ha nell'immagine, diciamo così, tipica della segregazione il ghetto, cioè un luogo circoscritto, un luogo spaziale, quindi un'area nella città circoscritta dove si concentrano persone disagiate. Per contentare la cittadella, molto ben presente empiricamente ad esempio in molte città del Sud America, che è sostanzialmente una sorta di zona protetta, chiusa, le chiamano addirittura gated communities, quindi comunità, diciamo così, recintate, molto sicure, dove c'è un eccellente stile di vita, ma naturalmente molto separate dalle bidonville o dalle zone della città appunto ghettizzate. La domanda appunto è, anche in Italia si può parlare di tutto ciò? Cominciamo con la disuguaglianza usando prima di tutto un classico indicatore che è la povertà. Adesso lasciamo per la definizione specifica. In questo caso noi abbiamo distinto fra grandi città del nord, grandi città del sud, altri comuni della provincia di quelle città, al nord e al sud. Come potete vedere, noi abbiamo sempre cercato di confrontare, di comparare, perché solo dalla comparazione si riesce a ricavare qualche idea di cosa potrebbe essere successo. Innanzitutto qui il grande divario, ed è un divario noto, è quello fra nord e sud. E attenzione, è interessante vedere che la povertà è maggiore e aumenta proprio nelle città in cui la globalizzazione è sostanzialmente assente, almeno come la intendiamo noi, e i processi di terzializzazione ci sono sempre stati. Diciamo così, al sud l'industrializzazione è stata decisamente meno forte rispetto al nord. Invece nel nord, che ha un passato di industrializzazione, un presente di deindustrializzazione molto forte e almeno in alcune città come Milano un presente di globalizzazione, la povertà è rimasta sostanzialmente bassa, è cresciuta leggermente negli ultimi anni considerati in questo grafico, ma non in modo fortemente diverso da quello che è successo nella provincia, ad esempio di Milano o di Bologna o di Firenze. Quindi in questo caso il panorama provinciale e cittadino urbano in senso proprio non è molto diverso. Come dire, se c'è una tendenza, è una tendenza relativamente uniforme in città e in provincia. Il problema è quello del sud, ma il problema del sud probabilmente nulla a che fare con deindustrializzazione o globalizzazione o dual city. È un problema di tutt'altra natura. Prendiamo la distribuzione dei redditi. Io qui in questo caso ho preso un caso utile di Open Data. A proposito di Open Data, il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica da qualche anno le dichiarazioni dei redditi IRPEF a livello aggregato naturalmente. Quindi io ho preso i dati dal 2000 al 2015, che sono tutti i dati disponibili. L'indice di Gini che ho calcolato lo chiamo approssimato perché è stato calcolato su dati non individuali ma su dati aggregati. E per quanto siano dati aggregati di buona qualità, perché io per ogni gruppo, per ogni fascia di reddito so quante persone ci sono e quanto guadagnano complessivamente, quindi la media dentro ogni gruppo è una media precisa, tuttavia è una media. E quindi di conseguenza perdiamo tutte le sfumature che se avessimo i dati individuali. Tuttavia, io qui sono concentrato per brevità su sei città,
3 del nord e 3 del centro-sud. Vediamo che complessivamente la disuguaglianza a Milano effettivamente negli ultimi 15 anni è aumentata. Non di tantissimo, ma è aumentata. E non con un trend, diciamo, regolarissimo, però l'aumento c'è. A Torino decisamente meno, c'è un trend, una fluttuazione senza un trend molto forte. A Genova c'è stato un leggero aumento. Roma, Napoli e Palermo hanno avuto andamenti sempre crescenti, soprattutto Roma, e meno, decisamente meno, Napoli e Palermo. Questi dati in qualche modo suggeriscono che effettivamente c'è stato un impatto della globalizzazione sulla disuguaglianza, almeno così misurata, perché le due grandi città, che sono le uniche che in Italia consideriamo città globalizzate, cioè Roma e Milano, effettivamente mostrano la tendenza all'aumento della disuguaglianza della distribuzione dei redditi maggiore. In questo grafico, ad esempio, riassumiamo la situazione come mettendo sull'asse orizzontale il valore base del 2000 dell'indice di Gini e sull'asse verticale il tasso di incremento assoluto medio annuo stimato con un semplice modello lineare. Vedete che Roma e Milano non solo partivano già nel 2000 dai livelli più alti, Roma all'incirca 46-47, Milano 50, ma sono quelli che hanno anche il tasso di incremento, quindi il trend di crescita più elevata di tutti. Gli altri comuni italiani, al di fuori di questi 11 qui citati, sono invece, come vedete, in una situazione addirittura di decrescita della disuguaglianza. Per quanto riguarda le altre città, è interessante vedere che maggiore era il tasso di l'indice, diciamo, il valore di partenza della disuguaglianza, maggiore è stata la tendenza all'incremento della disuguaglianza. Questo considerando tutti i dati. Quindi questa prima analisi mostra che forse i teorici dell'impatto negativo della globalizzazione, perlomeno sulla disuguaglianza, non avevano tutti torti. Andiamo a vedere però la polarizzazione. Questi grafici mostrano la distribuzione percentuale in tre grandi classi di reddito delle dichiarazioni IRPEF. In questo caso l'immagine che ne abbiamo invece è totalmente diversa da quella che ci aspetteremmo in caso di polarizzazione, e cioè i blu, i verdi, cioè 0, quindi dichiarazioni IRPEF da 0 a 15.000 euro sono costantemente diminuiti, i blu sono costantemente aumentati, quindi da 55.000 euro in su, e i rossi, cioè la fascia di reddito media, è a sua volta aumentata. Naturalmente, attenzione, nel leggere correttamente questi dati ricordiamoci che i dati sono nominali, quindi non sono, diciamo così, corretti per il tasso di inflazione. È impossibile farlo, però l'indice di Gini in sé non ne risente, quindi il problema non si pone per l'analisi precedente. Qui ne risente, ma mal che vada avremmo avuto semplicemente che la fascia verde all'inizio si sarebbe abbassata e la fascia blu anche si sarebbe abbassata. Quindi comunque anche l'uso di redditi reali anziché nominali non avrebbe cambiato l'immagine, che in modo sostanziale l'immagine è mostrata da questi grafici. Idem Roma, Napoli e Palermo. Come vedete, la fascia di reddito più bassa diminuisce di peso costantemente e la fascia di reddito più alta aumenta di peso. Quindi qui siamo invece uno pari. Quindi teorici degli sconquassi, della polarizzazione, sono in qualche modo smentiti da questi dati, o comunque questi dati mettono un po' in dubbio le loro conclusioni. Soprattutto se poi confrontiamo con gli altri comuni, dove altri si intende sempre quelli al di fuori degli 11 grandi che abbiamo considerato noi. Vedete che anche qui c'è una tendenza abbastanza alla riduzione delle classi di reddito più basse e all'aumento della classe di reddito più alta e anche di quella media. Quindi, come dire, la classe media è qui e lotta insieme a noi, più che mai viva. Vediamo se traduciamo l'analisi dal reddito alle classi occupazionali, perché naturalmente uno può dire l'indicatore non è esattamente quello migliore, visto che ha tutti questi problemi. Ok, vediamo la distribuzione delle classi occupazionali. È pur vero, potete dire voi, che le classi occupazionali hanno cambiato la loro natura nel corso del tempo, verissimo, però, come vi dicevo, noi abbiamo indizi, prove non ne abbiamo, vorremmo tutti seguire Agatha Christie, secondo la quale dopo tre indizi c'è una prova, ma noi dobbiamo essere un po' più prudenti e quindi accumulare indizi. Vedete che la borghesia è fortemente aumentata nell'arco dei 30 anni considerati, a Milano soprattutto, e contemporaneamente sono diminuite fortemente le classi operaie, non solo quelle industriali ma anche quelle dei servizi. Contestualmente è aumentata, o perlomeno è rimasta non è diminuita, la classe media, che comunque rimane la parte centrale della nostra struttura sociale.
modelli molto simili sono anche a Roma, Napoli e Palermo, quindi la tendenza è assolutamente generalizzata. Questo invece è quello che avviene in Italia. Anche qui è tutto meno forte, come dire, vedete, qui ci sono pendenze nei cambiamenti decisamente più ampie, perché siamo nelle grandi città e quindi le differenze ci sono state. È vero, la globalizzazione è vero che ha portato molta borghesia nelle grandi città, soprattutto Milano e Roma, però non ha ridotto la classe media per questo, semplicemente ha ridotto le occupazioni svantaggiate. Ora, a questo punto mi sono chiesto, benissimo, allora, cosa sta succedendo? Ci sono elementi un po' in contrasto, la disuguaglianza aumenta a Milano e in molte altre città, ma la polarizzazione non esiste o addirittura diminuisce. Allora ho fatto semplicemente un esercizio di, diciamo così, di ricalcolo. Mentre questo grafico che riporta quello che vi ho mostrato prima, è identico, riprende tutta la popolazione, questo secondo grafico esclude solo quelli molto ricchi, cioè quelli che dichiarano 120.000 euro in su. Vedete che l'immagine cambia completamente. Se noi eliminiamo i ricchi, i molto ricchi, il trend crescente di disuguaglianza delle grandi città praticamente rimane solo, ma in misura molto limitata, a Catania, Roma, Bari, Napoli, ma ripeto, in misura esiziale, potrebbe essere addirittura un problema di misurazione, mentre nelle altre città, inclusa Milano, il trend si fa discendente e naturalmente i livelli di partenza dell'indice di Gini sono molto più bassi. Quindi se vogliamo fare il gioco del confronto, vedete come tutte le città si spostano dal quadrante, dalla parte in alto a destra del quadrante e scendono e sostanzialmente diventa una situazione in cui, eliminati i ricchi, la disuguaglianza sparisce o addirittura diminuisce. Quindi questo va a favore di un'intuizione di alcuni studiosi che dicevano la globalizzazione e la terzizzazione non è che portano più poveri, portano più ricchi. E nel momento in cui è l'effetto, io lo chiamo l'effetto Bill Gates, supponiamo che in questa tavolata siamo tutti professori universitari con la stessa anzianità di servizio. Quindi a questa tavolata non c'è disuguaglianza sociale, siamo tutti identici. A questo punto arriva Bill Gates, si siede e improvvisamente la disuguaglianza va alle stelle. Perché? Perché è arrivato Bill Gates. E basta la presenza di un caso estremo, cioè basta la presenza di un super ricco per trasformare questa tavolata in una tavolata di disuguali, cioè in una tavolata in cui c'è molta disuguaglianza di reddito. Evidentemente io qui ho eliminato Bill Gates de Noantri, diciamo così, e così facendo, diciamo, la disuguaglianza è sparita. O meglio, non la disuguaglianza, attenzione, scusate, l'aumento della disuguaglianza è sparito. Per concludere, lo spazio. È vero che c'è segregazione nelle grandi città, che questa segregazione è aumentata, quindi è vero che i poveri sono sempre più vicini fra loro, spazialmente parlando, e i ricchi sono sempre più vicini fra loro. Anche in questo caso abbiamo solo indizi. Io qui mostro solo la segregazione calcolata per 4 anni, con i dati Istat, per la classe occupazionale. E vedete che qui il trend è sostanzialmente decrescente. Quindi non solo c'è meno disuguaglianza negli ultimi anni, non solo c'è meno polarizzazione, ma c'è anche meno segregazione. Quindi i gruppi sociali negli ultimi 40 anni si sono mescolati, molto di più di quanto non fossero all'inizio degli anni 70. Questi indici sono ragionevolmente insensibili alle variazioni nella composizione delle classi sociali. Quindi il fatto che siano diminuiti gli operai, aumentate la borghesia, non dovrebbe incidere in modo sostanziale su questi indici. Se vogliamo vedere qualche dettaglio in più, vediamo la città di Milano. Questa è la sopra rappresentazione in rosso e la sottorappresentazione in blu della borghesia Milano. Tanto più i colori sono scuri, quanto più c'è difformità nella distribuzione della popolazione. Vedete che se noi passiamo dall'81 al 91 al 2001, i colori rossi diventano sempre più chiari, vanno sul rosa, e il blu diventa sempre più azzurro. Come dire, sicuramente c'è segregazione residenziale a Milano, questo non lo mette in dubbio nessuno, ma nel tempo, diciamo così, la borghesia che era molto concentrata in centro si è in qualche modo diluita nella sua presenza sul territorio urbano. Cosa simile per la classe operaia dell'industria. Anche qui vedete,
Nell'81 la classe operaia dell'industria era fortemente concentrata nella cintura e poco rappresentata, abbastanza rarefatta in centro, ma questo modello residenziale è rimasto, ma in modo molto meno marcato. Vedete che le aree colorate sono diminuite e quelle colorate rimaste si sono fatte più chiare. Come dire, meno concentrazione della classe operaia dal punto di vista residenziale e meno forte, anche laddove c'è la concentrazione è meno forte. Per finire, sempre molto velocemente, gli stranieri. Anche sugli stranieri si è detto molto in questi anni, ghettizzazione, quartieri qui, quartieri là. Sicuramente ci sono delle micro realtà che vanno in questa direzione. Se però noi guardiamo l'indice sempre di segregazione residenziale calcolato sugli stranieri globalmente, mi rendo conto che è una misura un po' rozza, solo questi sono solo quelli però dei paesi poveri, cioè che provengono dai paesi ad forte pressione migratoria. Quindi qui non ci sono gli statunitensi, francesi, tedeschi, tanto per capirci, che paradossalmente sono più segregati, vivono loro sì in poche belle zone. Invece gli stranieri tutto sommato non sono tantissimo segregati, il pallino blu mostra la situazione al 2001, ma nel 2000, passando dal 2001 al 2011 la situazione è leggermente migliorata addirittura. A Torino, Genova, Milano, Venezia non è cambiato granché, quindi non ho messo una freccia, c'è una leggera diminuzione, ma non l'ho messa per non sovraenfatizzare questo fatto. Mentre è un po' più significativa la situazione a Bologna, Roma, Napoli, Palermo e Catania. In tutte queste città la segregazione degli stranieri è diminuita. Quindi anche gli stranieri, che hanno aumentato la loro presenza in città, sono sempre meglio, tra virgolette, distribuiti. Naturalmente questi sono dati, i precedenti si fermano al 2001, questi si fermano al 2011. Il cambiamento è sempre in agguato e quindi vai a sapere cosa è successo nel frattempo. Però se possiamo dare delle conclusioni indiziarie, diciamo che almeno per quanto riguarda l'Italia, esattamente come peraltro hanno fatto notare alcuni studiosi per città come Parigi, Pretessei ad esempio è stato uno degli studiosi di sociologia urbana a Parigi che in qualche modo è andato controcorrente dicendo guardate che non è così vero che queste banlieue sono diventate così esplosive, sono aumentate. In realtà lui ha mostrato con dati alla mano abbastanza solidi che anche a Parigi la situazione è migliorata negli ultimi 20 anni. Io non so se essere ottimista nel caso italiano, perché poi questi sono dati comunque abbastanza grezzi, se volete. Studi più raffinati e più puntuali su specifiche aree delle città possono naturalmente mettere in luce delle sacche di povertà, di emarginazione, di ghettizzazione che naturalmente questi dati non possono per definizione mettere in luce. Se però prendiamo le tendenze complessive, allora diciamo che siccome le tendenze complessive sono sempre medie, vuol dire che se ci sono situazioni brutte ci saranno anche situazioni belle. Quindi laddove ci sia anche presenza di situazioni molto svantaggiate vuol dire che sono controbilanciate da situazioni molto avvantaggiate, perché altrimenti non avremmo questo panorama, questa descrizione media che vi ho presentato che in qualche modo ci rende un po' più ottimisti sulla natura della struttura sociale delle grandi città italiane. Ripeto, il problema, se vogliamo dirlo con uno slogan, sono i ricchi. Eliminiamo i ricchi e saremo tutti più uguali. Però, da punto di vista, diciamo così, di ingegneria sociale, il problema non affascina particolarmente, non perché sia ricco, ma perché non mi affascina l'ingegneria sociale in generale. Però diciamo che la situazione forse è una situazione complessiva che se dovesse dare un suggerimento ai policy maker sarebbe studia un po' di più la situazione, studiala meglio e cerca di andare in modo molto mirato, perché in grandi città come Milano, Roma, Torino e anche altri i problemi non sono esattamente quelli che una certa vulgata, vuoi sociologica, vuoi politica, in qualche momento ci ha fatto pensare. Grazie. Grazie Maurizio anche per aver introdotto il tema degli outliers, no? Cioè di chi presenta una deviazione standard molto elevata rispetto alla media. Lui ha parlato di Bill Gates, io questo esempio lo faccio sempre nella valutazione del reddito e distribuzione del reddito ad Arcore. Adesso passo la parola al collega Antonio Chiesi, che è del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, che non so se deve caricare una presentazione.
mi metto qua, mi metto, sì. Scusate, prima di passare la parola a Antonio Chisi, volevo anche ricordare il lavoro di Alessandra De Cataldo nell'organizzazione complessiva di questo convegno e quindi ringraziare insomma di persone anche gli studenti che hanno predisposto il banchetto e raccolto le iscrizioni al convegno. Grazie Antonio, se vuoi. Allora, io purtroppo devo dire che non ho dati sulle città. Perché ovviamente è più facile trovare dati anche affidabili a livello nazionale o addirittura sovranazionale, mentre più andiamo nello specifico più purtroppo le fonti sono carenti. Però forse c'è anche un interesse ad usare fonti diverse perché così si testa in qualche modo la robustezza dei risultati. Maurizio Pisati ha usato fonti diverse dalle mie e quindi può essere utile vedere se anche le mie fonti vanno un po' nella stessa direzione oppure no. Allora io parlerò della polarizzazione non solo dal punto di vista di quello che possiamo misurare, diciamo, nella realtà percepita, ma anche dal punto di vista di ciò che viene creduto come percepito. Quindi mi interessa anche vedere le immagini della polarizzazione, perché non c'è dubbio che quello che ha affermato prima Maurizio Pisati è interessante dal punto di vista sociologico. Se le cose stanno come le ha descritte Pisati, come possiamo spiegare il fatto che ci sia una forte convinzione di aumento della polarizzazione? E devo dire che questa immagine è stata certamente rafforzata anche dalle presunti effetti della crisi. Quindi riuscire ad avere dati aggiornati su come la crisi può avere aggiornato il quadro può essere interessante, perché tutti crediamo che la crisi abbia peggiorato la situazione in alcuni paesi, non in altri. Perché ricordo che la grande crisi ha riguardato solo i paesi occidentali e non i paesi orientali. Allora, volevo brevemente definire operativamente la polarizzazione, perché se vogliamo misurarla dobbiamo definirla. Allora, possiamo definirla in diversi modi: un aumento della povertà per alcuni accompagnato da un aumento della ricchezza per altri. Questa può essere una definizione. E questa definizione ha come implicazione la riduzione dei redditi intorno alla media, quando le classi medie perdono peso. Quindi diciamo che il discorso della polarizzazione è un po' il complemento al discorso sulla disagio delle classi medie, sulla proletarizzazione delle classi medie. E quindi da una parte i redditi, dall'altra anche il numero, perché stiamo parlando di classi sociali, quindi la entità di coloro che si ritengono o che stanno, sulla base di qualche criterio statistico, entro un determinato sottogruppo è importante. Quindi aumento numerico dei poveri e, a causa della crisi economica per esempio, aumento dei ricchi a causa dello sviluppo economico, che è il discorso che sollevava Maurizio Pisati, oppure naturalmente una combinazione di entrambi. Nella rilevazione della consistenza del ceto medio sono stati utilizzati diversi indicatori, e appunto un indicatore è la distribuzione del reddito in percentili, oppure anche, perché questo è quello che mi interessa sull'altro versante, la dichiarazione di autocollocazione nella stratificazione sociale, quindi l'immagine che ciascuno ha di quello che è successo e del proprio destino. Allora, se noi guardiamo alla questione della proletarizzazione, noi vediamo che è una cosa che incombe, diciamo così, per tutta la storia della sociologia. Allora, la società nel suo insieme si separa sempre più in due grandi campi contrapposti, in due grandi classi che si confrontano direttamente. 1848. Negli anni 70 un collega aveva scritto un libro, La proletarizzazione dei ceti medi, che è stato uno dei miei primi libri che ho letto quando ero studente. Negli anni 80, The Declining Middle, quindi c'è una continuità.
la Sassen, quindi con riferimento specificamente alla questione della situazione urbana, there are growing inequalities between highly provisioned and profoundly disadvantaged sectors of space in the city. Bisogna citare Gallino, nel mondo globalizzato le diseguaglianze crescono. Wealth and poverty are increasingly polarizing. Questo è Townsend, con riferimento in particolare alla Gran Bretagna nel 2002. Poi c'è un rapporto dell'OCSE, quindi voglio dire, sono rapporti pesanti, autorevoli, affidabili. This report provides evidence of a fairly generalized increase in income inequality. E poi cito, abbiamo molti dati concordanti che mostrano come siamo presenti, come siano presenti forti correnti di polarizzazione sociale. Questo è Bagnasco su Rai News nel 2016, con riferimento alla presentazione del suo, credo, ultimo libro sulla disagio dei ceti medi. Io naturalmente ho letto il libro di Bagnasco, mi pare però che quello che è contenuto nel libro non corrisponda molto a questa dichiarazione di Bagnasco, credo sia stata in qualche modo indotta dal giornalista, e poi spiego perché. Allora, se guardiamo al libro di Bagnasco, la questione del ceto medio, Bagnasco solleva una serie di temi, in realtà non li risolve, però è già importante sollevare i temi, cioè mettere a punto dove si può approfondire le cose. Quindi lui ha adottato un approccio storico che evidenzia l'emergere del ceto medio, le cause, i meccanismi, quindi fa un escursus storico. L'escursus storico ci mostra la crescita del ceto medio. Sottolinea il carattere multidimensionale della stratificazione sociale. Sottolinea l'aumento della diseguaglianza dei redditi in Italia, non prima dell'inizio degli anni Ottanta, forse della ricchezza, perché la ricchezza ha problemi di rilevazione più diversi, diciamo. Però sottolinea anche un'omogeneità decrescente degli stili di consumo, quindi se utilizziamo un indicatore diverso per individuare le classi sociali più legate a Weber, per esempio, quindi con gli stili di consumo, allora qui c'è un'omogeneità crescente. Un arretramento del welfare, che però non ha riguardato solo il ceto medio, così come la precarizzazione. Anche la precarizzazione ha riguardato la questione della perdita della cittadinanza industriale più in generale, quindi da parte sia certamente dei ceti medi, ma anche della classe operaia tradizionale. La perdita di controllo di cui parla Bagnasco riprendendo Beck ha a che fare con l'aumento generalizzato dei rischi che non sono solo, diciamo, appannaggio della classe media. Accanto ai paesi che segnalano il disagio del ceto medio, ce ne sono altri caratterizzati da uno sviluppo senza precedenti del ceto medio, e cioè questo lavoro di Rosan Vallion, The Bulging Middle Class, quindi uno sviluppo della classe media. Allora, l'impatto della grande crisi sulla diseguaglianza e sulla polarizzazione. Con la grande crisi, guardiamo alla stampa nazionale, c'è una omogeneità assoluta di modo di vedere le cose. Cito i titoli, no? La frana del ceto medio, redditi ai livelli del 93, Corriere della Sera. La fine dell'Italia del ceto medio, la piccola borghesia si sente povera. Attenzione, perché qui dice si sente povera, poi bisogna vedere se lo è. Crisi, addio al ceto medio, Sole 24 Ore, autorevole testata della Confindustria. L'erosione del ceto medio, diverse cause ma un destino comune. Poi bisogna anche l'assottigliamento della middle class non è un problema made in Italy, ma un fenomeno che riguarda tutti i paesi europei. Questo sempre il Sole 24 Ore. Allora, se ci incamminiamo sulle immagini, no, allora non c'è dubbio che le immagini mostrano esattamente una riduzione del ceto medio, un aumento delle classi sociali povere e un mantenimento, magari un po' in riduzione, anche della classe più abbiente. No? Questi sono i cambiamenti, attenzione però, dell'autocollocazione nella struttura sociale in Italia.
Questi sono i vari anni dell'indagine condotta da Demetra e diretta da Diamanti, che è interessante perché va dal 2006 al 2016. Si vede qui gli effetti della crisi economica. No? Allora, prima della crisi, 2006, vedete che il 60% degli italiani si riteneva di appartenere alla classe media. Con il 2016, 10 anni dopo, a causa della crisi, siamo al 39, quindi qua quasi, cioè non un dimezzamento, ma quasi una cosa parecchio, diciamo così, drammatica. Nella classe sociale più bassa sale l'appartenenza dal 28 al 54%, quindi sostanzialmente c'è un trasferimento di persone, quello che Marx chiamerebbe la proletarizzazione dei ceti medi. Ma queste sono, è l'autocollocazione, come la gente si sente. Allora, il rapporto tra come la gente si sente, come la gente percepisce e quello che avviene nella realtà è piuttosto complesso ed è mediato. Allora, voi vedete in questo schema, che è uno schema ipotetico, io non ho modi per dire, allora, questo è uno schema empiricamente verificato. Però è plausibile e ci permette di organizzare i dati e di fare i confronti. Allora abbiamo un cambiamento effettivo di quello che avviene. Pisati ci ha detto qualche cosa su questo cambiamento effettivo con dei dati, con delle fonti. Poi abbiamo la percezione l'abbiamo appena illustrata. Naturalmente la percezione dipende da una raccolta selettiva di informazioni che vengono raccolte appunto per evitare la dissonanza cognitiva, cioè la gente ha bisogno di una visione quanto più coerente possibile, coerente anche con i gruppi di riferimento, quindi con le persone che giudicano, che fanno parte della stessa condizione. Se tutti credono una cosa, questa cosa ha effetti reali, direbbe Thomas nel famoso teorema. E poi c'è un giudizio su queste cose, è bene o male? La polarizzazione è bene, la polarizzazione è male, quindi c'è anche un giudizio, non è solo un giudizio morale, è anche un giudizio funzionale, cioè quali possono essere le conseguenze negative o positive. Ecco. Naturalmente quando i giudizi diventano negativi ci vengono delle richieste di intervento e quindi è questo il meccanismo per cui quello che la gente condivide poi ha degli effetti reali. Attraverso richieste di intervento, attraverso la rappresentanza politica. Però la rappresentanza politica a sua volta come si orienta? Si orienta sulla base di quello che dicono i media. La rappresentanza politica sente da una parte le persone, gli elettori, ma non si fida tantissimo, si fida molto della carta stampata, dei media. Allora qui c'è una freccia che va dalla rappresentanza politica ai mass media, no? Perché i mass media dovrebbero riportare quello, le dichiarazioni della rappresentanza politica, ma io credo che sia anche il contrario. La rappresentanza politica è fortemente influenzata dai mass media, così come i mass media che amplificano queste autorappresentazioni che abbiamo visto, poi influiscono a loro volta nel rafforzare la percezione. Questo è lo schema, diciamo, entro cui ci muoviamo. Partiamo da qualche dato. Allora, io non utilizzo i dati, la fonte utilizzata da Maurizio Pisati, utilizzo il Luxembourg Income Study, che è interessante perché essendo un'altra fonte può dirci delle cose diverse. Ci dice delle cose uguali, che vanno nella stessa direzione, questo è particolarmente interessante perché aggiunge robustezza a quello che è stato detto. Allora, questo faccio riferimento in particolare a questa pubblicazione finanziata dal Pew Research Center di Kocher e che era concentrata sul ceto medio. Io l'ho utilizzata al contrario, cioè io non sono interessato a quella fascia definita come ceto medio che va dai 2/3 del reddito mediano al doppio del reddito mediano. Non mi interesso di chi sta in mezzo, mi interesso dei poveri, cioè quindi quelli che stanno a sinistra della curva e dei ricchi, quelli che stanno a destra della curva, quelli che hanno almeno il doppio del reddito mediano, i ricchi, quelli che hanno meno di 2/3 del reddito mediano, i poveri. Allora, vediamo l'andamento quindi della polarizzazione, perché dal 1991 al 2010, 20 anni di cambiamento di questa distribuzione.
e vedere quindi l'aumento della polarizzazione, l'aumento dei due estremi. Allora, in Germania questi due estremi aumentano del 5,7% in 20 anni, in Spagna 5,7, Lussemburgo 4, negli Stati Uniti 2,8, troviamo l'Italia 2,2%, quindi c'è un aumento, è modesto. La Norvegia 1,3, ma poi abbiamo tutta una serie di paesi che invece hanno un aumento del ceto medio, cioè si riduce la percentuale degli estremi, con punta massima di Gran Bretagna e Irlanda. Quindi la situazione è una situazione variegata. Chi dice, chi cerca di generalizzare queste cose, perlomeno sulla base dei dati del Luxembourg Ingham Study, non è vero, semplicemente. Vediamo la variazione del peso della stessa, perché come abbiamo definito prima, la polarizzazione può avvenire perché aumentano i ricchi, oppure perché aumentano i poveri, oppure una combinazione di entrambi. Le due cose non sono, diciamo così, collegate. Quindi se guardiamo agli aumenti del Lussemburgo, noi vediamo che sono aumentati entrambe, cioè sia la coda che la testa. Più la coda della testa, redditi bassi sono diventati più numerosi dei redditi alti. La Germania è il contrario, sono aumentati di più i redditi alti, però sono aumentati anche i redditi bassi. E così via. E se andiamo in Italia sono aumentati un pochettino, o direi un pochettino di più i redditi alti dell'aumento dei redditi bassi. Se andiamo invece nei paesi che hanno rafforzato il ceto medio, noi vediamo che questo rafforzamento del ceto medio è dovuto esattamente in Gran Bretagna e Irlanda alla diminuzione di entrambi gli estremi, mentre in Olanda una forte riduzione dei poveri, ma anche un aumento dei ricchi. Questo dal punto di vista, questo che abbiamo detto, dal punto di vista della numerosità degli appartenenti alle varie categorie, qui invece dal punto di vista del valore del reddito. Allora, noi vediamo che ci sono casi in cui i redditi sono aumentati, qui ci abbiamo messo anche i ceti medi, per esempio in Lussemburgo, vedete, sono aumentati i ceti medi di tutte le categorie, in Norvegia sono aumentati i ceti medi di tutte le categorie, in Irlanda pure sono aumenti enormi. L'Italia ha questa particolarità che si ricollega anche a quello che è stato detto, e cioè in Italia perdono reddito tutte e tre le categorie. Quelli che perdono più reddito sono i poveri, quelli che perdono reddito in ceti medi, ma perdono reddito anche i ricchi. Questo è quello che emerge. Naturalmente questi sono dati medi. Se viene Bill Gates conta uno, conta tanto, ma conta uno. Abbiamo detto prima che diseguaglianza e giudizi sulla diseguaglianza e quindi richieste di intervento. Allora qui è interessante, preso da un lavoro di Tott e Keller, la diseguaglianza e propensione redistributiva. Abbiamo sull'asse orizzontale l'indice di Gini, sull'asse verticale la propensione alla redistribuzione, che è zero quando va bene così, è minore quando vogliono una redistribuzione, quindi valore negativo, valore positivo quando invece sono disponibili ad una maggiore, sono favorevoli ad una maggiore diseguaglianza, perché è un indicatore di, allora il valore negativo è ridurre redistributive preference index, ecco, quindi valore positivo voglio più eguaglianza, valore negativo voglio meno eguaglianza. Allora vedete che c'è una correlazione tra queste due grandezze. Quanto maggiore la diseguaglianza, tanto più la gente vorrebbe ridurre questa diseguaglianza. Ma
se la diseguaglianza, che pure esiste in paesi come appunto la Danimarca, la Svezia, l'Olanda, questi vorrebbero una maggiore diseguaglianza. Secondo loro l'eguaglianza è eccessiva. Abbiamo parlato di indice di Gini in precedenza. Allora, l'indice di Gini nasconde il fatto che lo stesso indice di Gini può nascere da distribuzioni molto diverse. Se vi guardate il grafico a sinistra, l'indice di Gini è lo stesso, ma la distribuzione dei redditi è molto diversa. Se guardate la curva a destra, la curva di Lorenz, l'indice di Gini è lo stesso, ma la curva beta è caratterizzata da una forte centralità del ceto medio, al cui interno diciamo, si va dal 40 al 95, in cui tutti hanno lo stesso reddito, questo per costruzione della quindi si possono immaginare con lo stesso indice di Gini distribuzioni molto diverse. Nonostante questo, vediamo che cosa è successo dal 2008 al 2015 con riguardo all'indice di Gini nei paesi che qui vengono considerati, nel 2008, quindi prima della crisi, e nel 2015 dopo la crisi. Quello che è interessante è che qui abbiamo sia il reddito disponibile, cioè dopo le tasse, e quindi la parte verde riguarda la somma è il reddito lordo prima della redistribuzione. Quindi emerge immediatamente quanto gli stati intervengono pesantemente nel ridurre l'indice di Gini. In alcuni paesi l'indice di Gini, come per esempio in Germania nel 2015, no? L'indice di Gini redistribuito del 30%, reddito disponibile, ma supererebbe il 50% se non ci fosse l'intervento dello Stato. Quindi gli stati, i governi non stanno con le mani in mano, intervengono pesantemente, come sono intervenuti nella crisi, in maniera diversa da paese a paese. Allora, per esempio, in Finlandia, vedete, ci sarebbe stato un aumento delle diseguaglianze, perché l'istogramma complessivo nel 2015 è superiore a quello del 2008, però il valore, l'intervento dello Stato ha tolto un 22 punti all'indice di Gini rispetto ai 19 prima della crisi. Quindi nel caso finlandese è vero che la crisi avrebbe portato maggiori diseguaglianze, di fatto ha portato maggiori diseguaglianze avrebbe portato maggiori diseguaglianze, ma il reddito disponibile è addirittura inferiore, la diseguaglianza è davvero alla fine inferiore nel 2015 rispetto al 2008. Quindi c'è stato un effetto redistributivo, perequativo. Nel caso della Spagna, invece, il risultato è un aumento delle diseguaglianze nel reddito disponibile, anche se la redistribuzione pubblica è stata più forte, quindi più forte intervento statale redistributivo che non ha compensato l'aumento delle diseguaglianze. Nel caso dell'Italia succede poco, la diseguaglianza rimane più o meno allo stesso livello per il reddito disponibile e l'intervento statale aumenta di pochino la redistribuzione. Nel caso della Germania, succede poco, se non per il fatto che si vede che la Germania interviene pesantemente come meccanismi redistributivi. Mediamente nei paesi del 27 paesi dell'Unione Europea diseguaglianza misurata con l'indice di Gini rimane pressoché costante grazie ad un aumento dell'intervento redistributivo degli stati. Conclusioni. La polarizzazione non è un fenomeno generalizzato a livello globale, perlomeno se usiamo questi indicatori. In diversi paesi asiatici il ceto medio è addirittura cresciuto numericamente,
Basta fare l'esempio della Cina e dell'India. Nel ventennio a cavallo dei due secoli alcuni paesi europei hanno vissuto fenomeni di polarizzazione, proprio la Germania, altri una ulteriore crescita del ceto medio. Cito l'Irlanda perché è quello che ha avuto più visibilità, ma anche la Gran Bretagna. Quindi, diciamo, in maniera un po' contraria a quanto noi ci aspetteremmo dal modello di capitalismo tipico di questi paesi. In Olanda, Irlanda e Gran Bretagna la crescita del ceto medio è dovuta soprattutto al miglioramento dei più poveri. In Germania e Finlandia l'assottigliamento del ceto medio è causato da un aumento dei più ricchi. Quindi le modalità sono molto diverse. In termini di potere d'acquisto non si riscontrano andamenti divergenti tra gli stati, ma in alcuni paesi il ceto medio migliora meno degli altri dal punto di vista del potere d'acquisto, dal punto di vista della crescita del reddito. E invece l'Italia ha subito un singolare impoverimento lungo tutta la struttura sociale. E questo secondo me ha a che fare con la percezione. Perché uno non sa come si colloca o si può immaginare come collocarsi rispetto agli altri, ma non sa poi quanto guadagnano gli altri. Mentre sa perfettamente quanto ha ridotto il suo reddito. In Italia può essere l'impoverimento assoluto piuttosto che la blanda polarizzazione relativa che abbiamo visto a spiegare le forti variazioni nell'autocollocazione sociale. Queste variazioni nell'autocollocazione sociale sono quasi a livello, secondo me, rivoluzionario. Il fatto che gli studiosi assecondino l'idea generalizzata di polarizzazione può essere compresa con la differenza proposta da Buravoi tra la sociologia accademica e la sociologia pubblica. Allora, i sociologi fanno anche, ed è giusto che facciano, sociologia pubblica. Sono presenti nel dibattito. Però come sociologia pubblica devono rispondere non alla comunità dei pari che controlla i loro risultati, che li mette al vaglio, che li critica. E il referente nella sociologia pubblica è l'opinione pubblica. E l'opinione pubblica, il successo nei confronti dell'opinione pubblica, talvolta significa assecondare le immagini dell'opinione pubblica. E infine, qui concludo, quanto alle rivendicazioni. Allora, c'è nella letteratura, come sapete, il modello dell'elettore mediano, che soprattutto è studiato è un modello basato sulla scelta razionale, che quindi non funziona empiricamente, e quindi trova un'ulteriore falsificazione empirica, poiché gli interventi redistributivi continuano ad essere molto forti, nonostante l'indebolimento del welfare, e si assiste a delle preferenze convergenti, cioè quelli che vivono in paesi a forte diseguaglianza vorrebbero meno diseguaglianze, quelli che vivono in paesi con minori diseguaglianze vorrebbero più diseguaglianze. E qui concludo. Bene. Grazie Antonio per il tuo contributo ed è importante anche quello che tu hai detto all'inizio, cioè il quando che tu hai fatto a livello nazionale abbiamo visto poi come va a declinarsi a livello locale, a livello metropolitano e in più anche l'elemento soggettivo, diciamo quello delle sarve dei sondaggi, rappresentano sicuramente un altro punto d'osservazione molto importante per studiare la polarizzazione. Bene, veniamo adesso alla relazione conclusiva di questa giornata, prima di passare al dibattito, di Giancarlo Rovati, che è il direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. E la sua relazione è intitolata Lavoro e Inclusione Sociale, sfide e impossibilità, tra parentesi, quindi possibilità e impossibilità. Un po' di
Diceva Rovati che non facciamo l'intervallo, ma adesso questo è l'intervallo, no? 2 minuti è sufficiente per tenere duro fino alla fine, quindi... Tiro un po' in lungo il cambio così respirare. A tutte e a tutti. Ho trovato molto interessante tutte le relazioni fino a questo momento, ma sono rimasto colpito da un dato della prima relazione dell'Istat, quando ha parlato della speranza di vita della generazione dei nati nel 52, e si diceva che avevano una speranza di vita di 67 anni. Io sono nato in quell'intorno e sono dunque molto prossimo alla scadenza. No, per fortuna ogni tot c'è un aggiustamento, e quindi anche per quelli della mia generazione, che qui al tavolo sono diversi, no, sono in qualche modo rappresentati, hanno speranza di vita anche aggiuntiva. Ed è la ragione per cui l'Istat, molto più di allora. Bene, allora, rassicurato da questa notizia della responsabile delle statistiche sociali dell'Istat, posso affrontare la relazione con qualche arco tempo, con qualche margine aggiuntivo. Allora, la ragione per cui ho scelto, mi sono disallineato rispetto al tema della polarizzazione, non è che non la tratterò, ma perché al momento di trovare un titolo mi sembrava troppo impegnativo mettere lavoro e polarizzazione sociale. Dico subito che nelle dati mi sono impegnato personalmente, nelle valutazioni dei dati riporto un po' i risultati di un lavoro collettivo che abbiamo appena terminato di fare, intitolato Lavoro, Innovazione Sociale e Solidarietà, con 17 colleghi del Dipartimento, come contributo, analisi e proposte in occasione della 48esima settimana sociale dei cattolici italiani, che si svolgerà a fine ottobre. E quindi sono debitore anche di altri colleghi in questa comunicazione, ma vista in positivo sono in qualche modo portavoce un po' del mio dipartimento. È già stato detto, comunque ho cercato dati sulla situazione di Milano, quindi riprendo cose, questa è la popolazione residente a Milano per classi di età, come vedete tra i 0 e i 14 anni sono fatto 100 gli stranieri, la loro composizione interna comincia ad essere, come dire, inferiore a quella degli italiani dai 50 anni in su. Quindi popolazione, una composizione per classi di età all'interno degli stranieri assolutamente più giovane della nostra media. Ma prima di affrontare un po' di dati sul mercato del lavoro a Milano, vorrei partire da una premessa. Messa a confronto con la situazione generale del nostro paese, così come con quella di altre grandi città, e ci ha aiutato molto la comunicazione dell'Istat, non vi è dubbio che la città di Milano e la sua area metropolitana appaiono come un polo di eccellenza dal punto di vista economico, questo non è stato trattato, e di forte innovazione culturale e sociale. Alla base della vitalità economica della città vi sono migliaia di piccole e medie imprese manifatturiere, commerciali, terziarie avanzate, altamente innovative e competitive, solide istituzioni finanziarie, infrastrutture connettive che facilitano la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni,
sia in entrata che in uscita, contribuendo a fare di Milano un polo di attrazione e di irradiazione con un bacino di riferimento a scala internazionale. Mi pare importante questo perché si è parlato prima dei big gates che potrebbero arrivare e non so se ben vengano o no, questo lo vedremo alla fine. La complessa trama organizzativa che sostiene e genera costantemente questo flusso delle attività produttive, degli scambi commerciali, delle innovazioni nei campi più disparati, non sarebbe però possibile senza decine di migliaia di persone, uomini e donne, italiani e stranieri, impegnati quotidianamente nello svolgimento del proprio lavoro, variamente faticoso e variamente corrispondente alle proprie aspirazioni materiali, morali e sociali. Osservare le realtà economiche dal lato delle persone che in ultima istanza le rendono possibili, piuttosto che dal lato delle strutture impersonali che ho elencato all'inizio, consente di non dimenticare i protagonisti e i destinatari ultimi della quotidiana indaffarata rincorsa di mete individuali e collettive sempre più elevate e ambiziose. L'adozione di questa prospettiva, riconducibile a cui mi ispiro, riconducibile al binomio persone e imprese, ci mette immediatamente a contatto con le sfide che provengono dall'esperienza del lavoro, ma anche della sua mancanza, di cui è parte integrante la questione del lavoro decente, tanto sotto il profilo economico retributivo e contrattuale, quanto sotto il profilo del senso. Una sfida questa del lavoro decente e del senso del lavoro è lanciata nel 1981 nell'enciclica dedicata al lavoro da parte del Papa polacco Giovanni Paolo II con la sua enciclica Laborem Exercens, ripresa dallo stesso Papa il 1 maggio del 2000 in occasione del Giubileo dei lavoratori con l'appello per una coalizione mondiale in favore del lavoro decente e dignitoso per tutti. Una prospettiva questa ribadita col suo consueto carisma comunicativo da Papa Francesco in occasione del suo incontro con i lavoratori dell'Ilva a Genova. Cito: chi perde il lavoro e non riesce a trovare un altro buon lavoro sente che perde la dignità, come perde la dignità chi è costretto per necessità ad accettare lavori cattivi e sbagliati. Non tutti i lavori sono buoni. Ci sono ancora troppi lavori cattivi e senza dignità, nella produzione, nel traffico illegale di armi, nella pornografia, nell'azzardo, in tutte quelle imprese che non rispettano i diritti dei lavoratori o della natura. Com'è cattivo il lavoro di chi è pagato molto perché non abbia orari, limiti, confini tra lavoro e vita, perché il lavoro diventi tutta la vita. Qui mi vengono in mente i docenti universitari che non sono pagati molto, ma non hanno molti limiti negli orari e nei confini nell'uso del loro tempo. Sulla scia di queste riflessioni e in stretto rapporto con le emergenze sociali che contraddistinguono la società italiana contemporanea, il documento preparatorio della 48esima settimana sociale dei cattolici italiani esprime alcuni punti fermi sul lavoro degno e nello stesso tempo avanza alcune proposte sul lavoro desiderabile, un lavoro libero, creativo, partecipativo, solidale. Il lavoro è degno quando rispetta la vita delle persone e dell'ambiente. Il lavoro è degno quando rispetta il ritmo e i tempi della vita. Il lavoro è degno quando viene prima del risultato economico. Il lavoro è degno quando è all'altezza della dignità della persona. Il legame stretto e inscindibile tra lavoro e persona, che appartiene all'esperienza prima ancora che alla teoria, è entrato a far parte anche della nostra Costituzione, dove il sempre citato articolo 1, la Repubblica è fondata sul lavoro, presuppone uno stretto legame tra il lavoro, visto come mezzo di crescita personale e comunitaria, di inclusione e di coesione sociale, e la dignità della persona. Ci sono però sei criticità che sempre vengono messe a tema nella 48esima settimana, che sono i giovani che non lavorano, il lavoro troppo precario, la piaga del caporalato, è un convegno nazionale che si svolge a Cagliari, e il presidente del comitato organizzatore è il vescovo di Taranto, quindi in Puglia
un fenomeno del caporalato molto forte, il lavoro delle donne scarso e mal pagato, il sistema educativo che non prepara adeguatamente al lavoro, il lavoro pericoloso e malsano. La denuncia di queste situazioni critiche non dimentica il fondamentale contributo della imprenditorialità e del sistema delle imprese, da cui sono partito, per la creazione di occasioni di lavoro degne e dignitose. È l'impresa che produce ricchezza attraverso il lavoro. Alla forte crisi occupazionale di questi ultimi anni, che continua a colpire duramente le aree più deboli del nostro Paese, è associata la preoccupante estensione dell'area della povertà, di cui è parte anche la diffusione del lavoro povero, dal punto di vista del reddito e del contenuto professionale. Con queste premesse vado a mostrare una serie di dati. E grazie all'aiuto del professor Mezzanzanica del CRISP, vostro conterraneo, nel senso che è insediato nello stesso building di sociologia, ho potuto avere questi dati calcolati sulla provincia di Milano. Ma quando parliamo di Milano ormai dovremmo abituarci a parlare dell'area metropolitana. Il tasso di occupazione come raffrontato sempre al paese. Ho esordito dicendo che Milano è in una condizione più favorevole. Tasso di occupazione, tasso di disoccupazione, si invertono le linee. Questo è l'avviamento al lavoro e le cessazioni dal 2015 al 2017, primo semestre. Ci sono delle impennate, non si possono commentare insomma analiticamente, ma allora, saldo totale avviamenti e cessazioni. Il saldo nel 2015, nel 16, nel primo semestre è stato positivo, ma più positivo nel 17. Questo invece per fasce di età, questo vabbè è il totale, riprende il andiamo a vedere gli avviamenti dai 15 ai 29 anni, dai 30 ai 39, ai 40, 49, oltre 50. Segnalo che come queste sono invece le cessazioni. Noi diciamo che c'è un'emergenza dell'occupazione giovanile, ma in realtà la emergenza più grave, che non è sotto i riflettori della comunicazione pubblica, è quella degli over 50. Come vedete il saldo è negativo e sono in età da lavoro. Questo è invece il famoso dibattito tempo indeterminato, tempo determinato. Ci sono diversi andamenti anche qui. Questo è il tempo determinato, questo è il somministrato, questo è l'apprendistato, altre tipologie e questo è il saldo. Il tempo indeterminato ha avuto un saldo positivo, più positivo quello determinato, ma anche il somministrato, l'apprendistato e altro. Quindi siamo, dal punto di vista della provincia di Milano, di fronte a un saldo positivo anche per quanto riguarda i diversi tipi di contratto. Se noi guardiamo le cessazioni, anche qui, vediamo un attimo, il tempo indeterminato ha avuto un saldo positivo nel 2015, ma negativo nel 2017. Quello determinato, il contrario. Il somministrato, diciamo che il 2017, primo semestre, è un periodo favorevole ma contrassegnato da saldi positivi, soprattutto per il tempo determinato e le altre forme di tempo. Se poi guardiamo per macro settori, qui emerge la natura terziaria della città di Milano. Tutti gli avviamenti sono concentrati nel commercio e nei servizi. Le cessazioni sono concentrate nel commercio e nei servizi, però i saldi sono idem. Questa questione del turnover, diciamo, mi dà l'occasione di
provare a rispondere a un quesito posto all'inizio, che ha a che fare con la desiderabilità sociale o in quale situazione è preferibile vivere. Si è parlato di persistenza di disuguaglianze, di classi, di gruppi sociali. Ma cito sempre la metafora di Schumpeter. Le classi sociali sono come dei tram. Permangono i tram, ma le persone che salgono e scendono possono essere diverse. Cioè noi abbiamo avuto una rappresentazione degli stock, dei blocchi, ma ciò che è auspicabile, che sarebbe auspicabile, è che non siano sempre le stesse persone. Quindi in realtà dobbiamo introdurre il tema della mobilità sociale, perché senza mobilità sociale noi possiamo avere anche il reddito minimo di inserimento, come i francesi, ma non diamo speranza e dunque in qualche modo aumentiamo il risentimento. La variabile dinamica è fondamentale. In fondo l'idea della società meritocratica è basata sulla metafora della giostra. Tutti siamo lì, aspettiamo, ma se sono sempre i soliti sulla giostra, la giostra è il mercato del lavoro. Quelli che stanno in attesa possono essere gli esclusi. Questa invece è condizione professionale, occupati, in cerca di occupazione, inattivi, dipendenti, indipendenti, sempre a Milano, tempo pieno, tempo parziale. Siamo ancora a una prevalenza del tempo pieno. Questo profilo non è poi, come dire, stiamo parlando di Milano, ma a Milano abbiamo il 19% di residenti stranieri. Sul tema degli stranieri faccio una premessa e poi ci mostro i dati. Parliamo di immigrati e possiamo dire che gli immigrati partecipano di processi di segregazione occupazionale, di sovraqualificazione rispetto ai lavori che effettivamente poi gli immigrati fanno, di sottoretribuzione diffuse ben oltre i confini dei comparti produttivi più degradati. Ma queste conseguenze si ripercuotono sulle prospettive di vita e di lavoro non solo dei loro e dei loro figli, ma anche su tutti noi. Il problema degli immigrati non è solo un problema degli immigrati, ma è un problema dell'intera società italiana ed europea. E questo non per motivi soltanto di ordine etico, bensì in ragione della consapevolezza dei contraccolpi che l'eventuale persistenza nel tempo di forme di segregazione comporta, dei contraccolpi che ciò produce sulla qualità complessiva dell'occupazione e sulla sostenibilità nel tempo del nostro modello di sviluppo. Gli immigrati rappresentano una sorta di ideal tipo, in senso tecnico, non tipo ideale, del lavoratore contemporaneo, chiamato a costruire il proprio destino professionale, a dargli un senso, ricolmando quelle cesure tra socializzazione e lavoro, tra produzione e sfera della riproduzione, tra appartenenza locale e mercati globali, che hanno permeato di sé la società moderna. Proprio in virtù degli svantaggi cumulativi che spesso caratterizzano coloro che emigrano, ma anche delle doti di intraprendenza e duttilità che sempre i migranti portano con sé, i migranti sono coloro che più decisamente sollecitano le istituzioni e la società civile a fornire risposte che permettano a ciascun individuo di convertire le proprie risorse personali in opportunità di vita e di lavoro. Ed è proprio tale caratteristica a renderli una presenza strategica, se non addirittura profetica, nel percorso di ridisegno dei sistemi di accompagnamento e protezione. Qui la tesi è le minoranze, anche svantaggiate, in quanto dotate di achievement, possono rappresentare un importante laboratorio per l'innovazione sociale di sistema. Non sono, naturalmente se fossero il 3% non ci sarebbe questo problema, ma quando arriviamo a una composizione della società in cui
la parte cosiddetta minoritaria, che è in crescita, è anche portatrice di risorse, energie, motivazioni innovative, forse dobbiamo smettere di pensare a questo solo come un contributo all'INPS, alle pensioni, cioè al nostro sistema di protezione convenzionale. E questo è con questo animo, con questo spirito, che dobbiamo vedere la condizione degli italiani e degli stranieri a Milano. Tra gli occupati sono il 72%, un po' di più degli italiani. In cerca di occupazione un po' di più, tra gli inattivi meno. Gli italiani e gli stranieri in cerca di occupazione in rapporto alle, questa è la situazione in rapporto alle forze lavoro, su cui poi calcoliamo i tassi. Il tasso di occupazione degli stranieri è più alto. Il tasso di disoccupazione è un po' più alto. Il tasso di attività è decisamente più alto, propensione al lavoro molto più elevata. Certo, lavoro degno, lavoro decente, lavoro accettabile, sono gli interrogativi che ho avanzato prima. E gli stranieri sono più in posizione dipendente che indipendente, sono meno a tempo pieno e più a tempo parziale. Evidentemente c'è questa, diciamo, disparità che però spetta in qualche modo alle politiche e alle, ma soprattutto alla iniziativa della società civile organizzata, modificare e correggere. La 48ª settimana sociale pone al primo punto la situazione dei giovani. Abbiamo visto che nelle cessazioni, negli avviamenti e cessazioni, la situazione dei giovani non è drammatica a Milano, però ho trovato questa slide nel rapporto di Assolombarda sulla situazione della Lombardia e c'è un confronto tra la Lombardia e i giovani del Bayern, e gli occupati in Lombardia sono nella fascia età 15-24 anni sono il 20% versus il 52%, i disoccupati l'8% versus il 2,4%, gli inattivi sono il 71% versus il 45%, ma attenzione, è importante scomporre, perché ci sono degli inattivi per scelta, e non possiamo mettere, quando si dice init, cioè tutti in uno stesso. In realtà, diciamo però che non studiano e non cercano lavoro una parte degli inattivi, la maggior parte studia, allora comunque i nostri NEET in Lombardia sono il 15%, nel Bayern sono il 4,6%. C'è evidentemente un problema di mismatching tra di incontro domanda-offerta. Reddito e consumo dei milanesi. Qui non ci siamo consultati, ma ho usato anch'io una fonte che ha usato Pisati. Le mie fonti sono sempre dell'Ufficio Statistico di Milano, quindi a conferma della validità del sistema. Le fasce di reddito usate da Pisati erano dai 15 ai 55 mila euro, vi ricordate? In realtà sono scomponibili. E questa è il numero di teste, cioè le persone che hanno questo tipo di reddito. Ce ne sono anche 3.900 che non hanno, potrebbero essere gli homeless, i senza fissa dimora. Questa è la quota di percettori messa a confronto con la quota del reddito complessivo. È un altro modo per rappresentare l'indice di Gini, diciamo così, in modo più analitico. Chi ha oltre i 120 mila euro, quelli che Pisati non si sa se voleva mandar via dalla città o tenerli, insomma, li teniamo. Se vengono li teniamo, questi dai 120.000 euro in su, sono dichiarazioni dei redditi e quindi in realtà sono redditi lordi, sono il 3% a Milano e hanno il 26% della dichiarazione dei redditi. Sono praticamente molto simili come
quota di reddito complessivo a quelli tra i 26 e i 55 mila. Quindi non abbiamo una polarizzazione, diciamo, lineare ascendente. Queste invece sono la spesa media mensile in euro per numero di componenti del nucleo familiare. Questa è quanto spendono in rapporto al reddito. Chi ha più di 70.000 euro spende 6.000 euro circa al mese, chi ha meno di 15.000 euro ne spende 1.700. E in realtà spende un po' di più di quello che guadagna o quello che dichiara, perché se dividessimo 15.000 per 12 avremmo qualche bisogno di qualche nonno che con la sua pensione finanza oppure. Ma naturalmente qui è una foto statica del lavoro, c'è anche la questione del futuro del lavoro. Le sfide del futuro, la tecnologia, l'invecchiamento, i flussi migratori stanno modificando il mercato del lavoro. Secondo uno studio, diciamo, del 2013 di questi colleghi inglesi, The Future of Employment, nei prossimi 25 anni il 47% degli attuali mestieri scomparirà. Speriamo che non siano i docenti universitari, si dice qui al tavolo, ma anche gli studenti. Secondo il World Economic Forum, il 65% dei bambini che sta oggi iniziando la scuola primaria, se mai ci fosse qualche nonno da questa parte del tavolo ci immedesimiamo, al termine dei loro studi faranno mestieri del tutto nuovi che oggi non esistono ancora. Lavori migliori o lavori peggiori? Che cosa sarà il mercato del lavoro del futuro? Non è solo un problema di numero di posti e di lavoro creati e distrutti, è anche un problema di qualità dei lavori e delle prestazioni richieste. I requisiti del lavoro stanno cambiando rapidamente e lo scollamento tra domanda e offerta è già molto elevato. La distribuzione delle capacità professionali si lega alla distribuzione delle retribuzioni. Più la distribuzione delle competenze è omogenea, meno elevato è la diseguaglianza. Il contrario quando c'è più concentrazione. Questo è un grafico, richiede un po' un atto di fede, forse no, voi lo vedete benissimo. Indica dal 93 al 2010 quali sono in aumento percentuale i lavori che possiamo definire a bassa qualificazione, a media qualificazione e ad alta qualificazione. Come vedete, qui c'è polarizzazione nel senso di pisati, come assottigliamento. Scompaiono le middle skills, i middle skills, e questo naturalmente ha a che fare anche con la questione del ceto medio. Ultima osservazione, lavoro, povertà, inclusione. Perché quando parliamo di lavoro, vediamo anche che l'assenza di lavoro genera povertà, ma anche il paradosso è che non basta un lavoro qualunque per superare le soglie di povertà. Allora, questi sono i rischi sociali che le società europee devono saper affrontare con riferimento al lavoro, tra cui c'è anche la questione del contrasto della povertà. Bisogna aumentare la partecipazione al mercato del lavoro per contrastare gli svantaggi in istruzione, contrastare la povertà, con particolare attenzione alla povertà infantile. Ma quanti sono i poveri a Milano? Qui vi presento due vie, sono 5 minuti ancora. Sì. Allora, siccome non si dispone a livello di dati Istat della grana fine del dato, diciamo, delle singole città, sono parto per fare una stima, dalle strutture caritative che aiutano persone in difficoltà a Milano. A Milano ci sono 250 strutture caritative, chiamiamole organizzazioni non profit, se preferite, che erogano aiuti di diverso tipo alle persone in grave difficoltà materiale e sociale.
Ci mettiamo anche la Fondazione Welfare Ambrosiano, di cui alcuni qui presenti fanno parte, nell'ambito delle loro molteplici attività, queste strutture hanno fornito nel 2016 aiuti alimentari a circa 54.000 persone indigenti, in larga misura utilizzando aiuti alimentari del programma europeo FEAD, Fund for European Aid to the Most Deprived, che per l'attuazione data dal governo italiano richiede dal 2014 anche la presentazione dell'ISEE a coloro che vengono aiutati. Poi non sempre è facile, ma allora 54.000 persone indigenti rappresentano il 4% dei residenti nella città di Milano. È un proxy, naturalmente, ma appunto questo indica incidenze di povertà alimentare, perché gli aiuti sono stati di tipo alimentare, ma noi sappiamo che la povertà alimentare è meglio, che possiamo dire che c'è una correlazione tra povertà alimentare e povertà assoluta, perché nel paniere costruito dall'Istat nel lontano 2007 per stimare la povertà assoluta, la componente alimentare rappresenta circa un terzo, se non ricordo male. Allora, la maggior parte di queste strutture caritative, 196 unità, aderisce alla Rete Banco Alimentare, rete che nel 2016 ha erogato aiuti a 42.000 persone, di cui è possibile ricostruire il profilo anagrafico. Queste sono le 196 organizzazioni, come vedete, banche di solidarietà, Caritas, centri di aiuto alla vita, congregazioni, cooperative sociali, altre chiese, associazioni varie. Questi sono gli aiuti alimentari della sola rete banco, quindi 196, che hanno raggiunto 42.000 persone tra mense, strutture residenziali, pacchi. La componente che più ha chiesto e che più ha ricevuto non è quella degli anziani, ma è quella dai 18 ai 65 anni, cioè persone in età di lavoro. Un proxy, potremmo dire, di working poor. Dentro a questo gruppo merita richiamare l'attenzione la questione dei minori. C'è un progetto Cariplo per la città di Milano di contrasto della povertà dei minori. Secondo questa fonte ci sono 12.000 minori in povertà assoluta a Milano. Ma i minori non vivono sotto i ponti da soli. I minori vivono normalmente, ne vivono in orfanotrofi, vivono con le loro famiglie, cioè sono i figli degli adulti che, come abbiamo visto, chiedono aiuti. Questa è la disaggregazione sui minori per quanto riguarda le strutture caritative per zone. Perché si diventa poveri? Al primo posto c'è la perdita o la mancanza di lavoro, poi il reddito insufficiente, appunto, lavoro povero. Ma ci sono anche poi le separazioni, i divorzi del coniuge che affettano, per così dire, poi mettono a rischio di povertà anche una quota del ceto medio per la semplice ragione che lo stesso reddito di prima deve essere destinato al mantenimento della famiglia da cui ci si separa e anche al proprio autosostentamento. Aiuti alimentari, ma non solo. Gli enti che ho citato danno pacchi alimentari, mense, ma fanno anche da centro di ascolto, quindi di orientamento. Rappresentano nella città una sentinella, ma anche una struttura di accompagnamento. Aiuti alimentari, ma non solo. In ordine di priorità abbiamo pacchi alimentari, centri di ascolto, abbigliamento, mensa, accoglienza in comunità e strutture residenziali, sussidi in denaro. Dal punto di vista della struttura organizzativa, queste strutture caritative sono abbastanza differenziate, non solo monoattività, nel caso il pacco alimentare, ma anche altre. Vi risparmio i dati sulla Lombardia, sono 1290, sono nella provincia di Milano sono 485 e gli assistiti sono 91.000. I minori
in Lombardia 58.000, povertà e di privazione, non di solo pane, ovviamente è fatta, vive l'uomo, ma è fatta la povertà, c'è quella materiale, c'è quella culturale, il tema dell'istruzione, gli abbandoni scolastici, e c'è anche quella relazionale. Ultima questione, i 196 enti o i 250 sono parte dell'associazionismo prosociale che opera a Milano e come vedete c'è una ricchezza associativa prosociale, una ricchezza di capitale sociale molto importante che se entrasse in sciopero probabilmente creerebbe una maggior polarizzazione e una maggior diseguaglianza. Inclusione verso assistenzialismo è proprio l'ultima cosa, si parla di passaggio da misure assistenziali a misure di inclusione, superare la logica dell'assistenzialismo per contrastare la povertà, rafforzare i servizi, rafforzare le capacità di servizi sociali territoriali. Tra le misure di contrasto della povertà noi siamo in una fase di passaggio dal SIA, sostegno per l'inclusione attiva, al REI, reddito di inserimento, che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio del 2018. Qua è centrale il tema della attivazione sociale e lavorativa. L'obiettivo è migliorare le competenze, potenziale capacità, favorire l'occupabilità dei soggetti coinvolti. Ma attenzione, questa esperienza, il REI, fa tesoro dell'esperienza del SIA. SIA che è stato fatto in 12 città in modo sperimentale, ma da giugno di quest'anno esteso a tutti. Cos'è successo? Provate a guardare a Milano, sono state aiutate 769 nuclei, 2.989 persone, ma sono 54.000 quelle che ricevono un pacco alimentare. Quanto hanno ricevuto? 322 euro come beneficio mensile. E cioè, quanto generose sono o quante generose dovrebbero essere i trasferimenti per portare da sotto la soglia di povertà a sopra la soglia di povertà i working poor? Il SIA prevede un contributo di massimo 190 euro per i componenti, per i nuclei monocomponenti e 450, se non ricordo male, per 4 persone o più. C'è una povertà reale, c'è una povertà statistica e c'è una povertà amministrativa. L'amministrazione in rapporto alle sue risorse decide qual è la soglia. Qui si è deciso che devono essere aiutati coloro che hanno un ISEE complessivo di non più di 6.000 euro, ma per la componente di reddito 3.000 euro. Siccome la soglia è uguale per tutti in Italia, lo commentavo con l'assessore Maiorino, è altamente difficile che a Milano con queste soglie si riesca a catturare una quota di popolazione sufficientemente in grado di attivarsi, si cattureranno le persone veramente al lumicino, possiamo dire, il che poi in sede di valutazione avrà un impatto negativo, perché se la valutazione verrà fatta in termini di capacità di resilienza, ovvero di reinserimento, più partiamo dal basso, bisognerebbe che anche a questo riguardo si facesse come fa l'Istat nella stima della povertà assoluta. Il costo della vita, si è poveri in povertà assoluta a Milano con un reddito del 34% superiore a quello dell'equivalente reddito in un piccolo centro. Non si possono fare politiche contrasto della povertà senza tener conto del costo della vita. Paradossalmente è un caso in cui l'uguaglianza produce diseguaglianza. Quali criticità? Le caratteristiche e le capacità di intervento dei servizi pubblici. Senza riforma dei servizi è difficile pensare a una capacità di accompagnamento individualizzato, eccetera. Ci sono problemi di caratteristiche del contesto socio-economico. A Milano sarà possibile fare politiche di attivazione. Non so se a Isola Capo Rizzuto, dove
c'è stata una storica sperimentazione anche del reddito, di reddito minimo di inserimento, le cose funzionano. E poi c'è il problema delle caratteristiche e capacità individuali dei beneficiari. Per approfondire l'argomento si rinvia a questo lavoro a cui ho fatto riferimento e chiave un pochino più autobiografica a questo. Grazie per l'attenzione. Bene, molto interessante anche quest'ultima relazione che ha fatto fuoco sulle questioni legate al mercato del lavoro e alla povertà. Adesso il nostro programma prevede un dibattito programmato con gli interventi dei dottorandi e gli assegnisti dei tre dipartimenti. Io non so, Alessandra, se noi abbiamo già raccolto un elenco di interventi o se passi tu con il microfono. Casomai possono venire anche qua, Sì, possono anche venire. Non so se è già un primo. No, hanno organizzato. Hanno organizzato, bene. Non so se funziona, provo un po' a vedere, perché se non funziona potete facciamo venire. Venire qui. Sì, se non funziona possono venire anche qua a fare. Non c'è il tecnico. Aspetta che spegniamo questi. Bene. Sì, buongiorno. Io sono un'assegnista di ricerca del Dipartimento di Sociologia. E, siccome appunto sono stati presentati alcuni dati dell'Istat, volevo giusto capire qualcosa rispetto alla nuova categorizzazione che è stata proposta, che prevede non più le classi ma invece i gruppi, e volevo giusto un commento rispetto a questo. Grazie. Raccogliamo un po' di domande o di interventi. Prego. Sì, anch'io una domanda per la dottoressa Burata. Sono da Conto, una assegnista di ricerca qui di Bicocca del Dipartimento di Sociologia. E, niente, volevo fare una domanda meno sul tema, più su quello che ci ha presentato sull'evoluzione anche del sistema di gestione dei dati dell'Istat. E in particolare ero curioso su il livello a cui verranno forniti i dati del nuovo censimento in cui sono integrati anche le altre fonti, e in particolare mi chiedevo se questi dati saranno disponibili a un livello infraurbano, perché già adesso, nonostante appunto ci sia stata una proliferazione di open data, è molto difficile fare questo tipo di analisi, e però non avendo a disposizione i dati a queste scale più fini si perde anche un po' a livello di interpretazione dei fenomeni che invece variano molto all'interno delle nostre città. Quindi era più una curiosità su a che livello verranno forniti questi nuovi dati. Salve, Concetta Russo, borsista di ricerca, e Luca Rimoldi, perché l'abbiamo concepita insieme. Sì. Buongiorno, io sono Luca Rimoldi, sono assegnista al Dipartimento di Sociologia qua di Bicocca, ma premetto subito che sono un antropologo, dunque mi scuso di questa. Ci domandavamo, in tutti gli interventi avete spesso utilizzato una categoria che è la categoria di stranieri. Da antropologi noi ci domandavamo che cosa si intendesse e che cosa venisse incluso ed escluso in questa categoria.
Perché comunque la parola straniero in questo caso è una parola baule, potrebbe comprendere una persona che ha in questo momento un permesso di soggiorno, oppure comprende un cittadino, cioè una persona che ha già acquisito la cittadinanza italiana. Mi confondeva da questo punto di vista il fatto che proprio la dottoressa utilizzava il termine cittadino poi per indicarli e il fatto che si parlava anche di coppie miste, visto che la cittadinanza in Italia si acquisisce anche per matrimonio. Quindi questa domanda ci sembra non una puntualizzazione, diciamo, per voler fare le pulce all'intervento, ma più che altro in relazione anche con quello che veniva detto rispetto al ruolo anche pubblico della sociologia, no? Noi ci facciamo portatori di queste categorie, che poi sono le categorie che finiscono sulla stampa, che finiscono sulla bocca delle persone, che finiscono nell'opinione pubblica, quindi definirle bene queste categorie è importante anche per il mandato sociale che abbiamo. Sì, io avrei due domande. Una lato Istat, sono David Consolazio, dottorando in Urbeur, quindi sociologia urbana qui in Bicocca. Lato Istat, se cambieranno anche le politiche di condivisione dei dati, perché spesso c'è una ricchezza di dati che è difficilmente o solo parzialmente accessibile ai ricercatori ed è un potenziale che potrebbe essere sfruttato più approfonditamente. Una domanda anche al professor Pisati, ha delineato un quadro piuttosto ottimistico sulla polarizzazione sociale a Milano. Una domanda, lei si è basato più su indicatori materiali, quindi la dimensione economica. Io con i miei colleghi ci chiedevamo se includendo anche la dimensione immateriale, che sia culturale, relazionale, quindi il capitale sociale, quindi un aspetto multidimensionale potrebbe invece far propendere i risultati da una parte piuttosto che dall'altra. Grazie. Buongiorno. Sono Simone Caiello, dottorando qua del Dipartimento di Sociologia di Bicocca. Anch'io una domanda per il professor Fisati, perché innanzitutto ringrazio tutti gli ospiti per gli interventi che hanno arricchito sicuramente anche le conoscenze del dibattito tra noi colleghi. Io volevo chiedere appunto al professor Pisati, lui ha mostrato una mappatura della segregazione abitativa, diciamo, all'interno della città di Milano, mostrando come appunto questa si sia ridotta nell'intervallo intercensuale. Ma volevo chiedergli se avesse avuto modo anche di considerare un ambito più ampio rispetto a quello del semplice comune di Milano, perché forse osservare a una scala un po' più alta questi fenomeni, soprattutto al giorno d'oggi in cui il confine della città è sempre più lasco, potesse dare magari un'immagine diversa, o non per forza completamente diversa o stravolta chiaramente, ma delle informazioni ulteriori per comprendere questo fenomeno che magari ha aumentato il livello di scala. Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Daniela Leonardi, dottoranda di sociologia, e anch'io volevo fare una domanda al professor Pisati rispetto al quadro che anch'io ho sentito ottimistico rispetto alla città di Torino, che è la città in cui vivo, e quindi mi interessava particolarmente il quadro che lui ha fatto, perché la scorsa campagna elettorale nella mia città è stata tutta giocata sul presunto dualismo centro-periferia, con appunto quella che è stata la vittoria dei 5 Stelle e che ha visto forte il voto delle periferie. E quindi diciamo in quei giorni ha trovato anche ampio spazio sui giornali uno studio di un epidemiologo, Giuseppe Costa, che diciamo diceva, evocando un'immagine che appunto ha un forte potere evocativo, mi scuso per il gioco di parole, che attraversando la città, seguendo il percorso del tram 3, che è un tram che attraversa
il Precollina, un capolinea, fino a giungere a Vallette, che è un quartiere periferico della città nord, all'altro capolinea opposto, c'è una differenza di aspettativa di vita di 4 anni. E quindi diciamo metteva in relazione la disuguaglianza, l'accesso di reddito con le qualità con il livello della salute degli abitanti. E quindi mi chiedevo anch'io, rispetto al ruolo della sociologia, al ruolo pubblico, quanto questi dati effettivamente confermino, per esempio rispetto alla città di Torino, questo dualismo, o quanto invece su questo incida il ruolo dei media, il ruolo della politica, e se di fatto questo vada a incidere l'autopercezione, quindi dell'adeguatezza del reddito delle persone. Grazie. Se non ci sono altre domande, magari diamo adesso la possibilità ai nostri relatori di rispondere, poi magari, siccome siamo proprio molto nei tempi, abbiamo magari tempo per un altro giro, ovviamente possono intervenire anche i colleghi nel prossimo giro, i docenti, non solamente studenti, dottorandi, e a maggior ragione anche gli studenti, anche se io prima citavo solamente dottorandi e assegnisti, insomma, per cui darei la parola a chi è stato chiamato in causa. Allora, io vi ringrazio molto delle domande, spero che siano argomenti che in futuro svilupperemo in molte occasioni. Mi sono state fatte 2 domande sul futuro e risponderò, che sono sulla politica di condivisione dei dati e sul livello di territorializzazione dell'informazione che andremo a fornire. Le altre 2 invece sono entrambe, diciamo, di domande sulle definizioni e sulle classificazioni adottate. La prima, quella su classi e gruppi. Allora, io ho presentato varie partizioni, nelle ultime ce n'era una che, diciamo, forniva la rappresentazione dell'indice di vulnerabilità sociale. In quella sono stati profilati dei gruppi sulla base della sintesi di 7 indicatori di base, che sono indicatori di rischio sociale, sono, per capirci, il tasso di disoccupazione, il tasso di povertà e quant'altro. Questi ha dato luogo a un profilo delle persone, e quindi quella che vedete è stata una rappresentazione sulla base di questo profilo. Invece il grafico successivo, che era quello per aree, basato sempre sui dati di censimenti, mappava le zone sulla base di alcune variabili risposta, per esempio il livello di istruzione, la condizione occupazionale, quant'altro, ed erano state costruite 5, anzi per la verità 6 aree, identificate 6 tipologie di aree, quelle con prevalenza di classe media, con prevalenza di classe, cioè di medio-alti, medi, poi famiglie con famiglie giovani, famiglie di anziani, eccetera. La specificazione poi delle variabili che entrano, del come, eccetera, io ve la posso dare indicazioni su come riperirla, insomma, però diciamo che in un caso sono stati profilati gli individui, in un altro le aree della città, e sulla base di queste aree sono state confrontate le 14 città metropolitane, da cui emergeva quel quadro di fortissima differenziazione nord-centro versus sud, poi sostanzialmente, quindi quella era proprio una mappatura del territorio basata sulle sezioni di censimento, che come sapete è una ripartizione del territorio molto fine, che va dentro le città, e qui poi questo lo riprenderò per la domanda in futuro: a che livello fornirete questi risultati? La seconda domanda sugli stranieri, domanda molto puntuta e centrata. Quando io dico stranieri intendo coloro che hanno una cittadinanza straniera, che hanno al momento del dato a cui faccio riferimento una cittadinanza straniera.
Però è vero che tanti cittadini stranieri stanno via via, e questo è un fenomeno in crescita anche esplosiva, stanno prendendo la cittadinanza italiana. Quelli non figurano come cittadini stranieri. Nell'analisi che viene prodotta, credo anche quelle di chi utilizza i dati dell'Istat, perché questi sono i dati che vengono forniti a tutto il paese, quelli sono cittadini italiani da quel momento. È molto importante, stiamo lavorando tanto per cercare di capire, appunto, per esempio, le seconde generazioni che sono italiane, perché hanno cittadinanza italiana, come ricostruire, diciamo, questa storia anche di cittadinanza, perché spesso è indicativa dei percorsi di inclusione sociale. In genere chi prende poi la cittadinanza ha anche un'idea di cittadino che è diversa da chi la cittadinanza non la prende, però capita anche, nell'ultimo anno ce l'abbiamo di 24.000, siamo usciti con i dati da poco, che si prenda la cittadinanza italiana e poi si emigri, si torni per esempio al paese di origine, tipico questo dei paesi del Sud America, molti brasiliani e cittadini che provengono da quelle zone per ragioni di diritto, perché poi tornando come cittadini italiani, sulla base anche l'acquisizione di cittadinanza è anche possibile documentando un albero genealogico che riconduca a ascendenti italiani, per questi cittadini acquisire la cittadinanza, tornare nel paese, genera dei vantaggi, dei grandi vantaggi sociali. Quindi alcuni di questi risultano paradossalmente italiani che emigrano. In realtà nella quota degli italiani che emigrano c'è una parte di cittadini che sono entrati come cittadini stranieri, hanno poi acquisito la cittadinanza italiana e sono emigrati di nuovo. Ed è una quota che è in crescita questa. Però quando vedete una tabella e c'è scritto stranieri, sono persone con una cittadinanza straniera in quel momento. Poi quelli invece che hanno acquisito la cittadinanza italiana figurano come italiani. È importante sotto il profilo sociale e sociologico studiare i comportamenti di chi ha un paese di origine. Allora lì facciamo riferimento al paese di nascita. Quindi se vogliamo studiare i comportamenti di chi è venuto in Italia da un altro paese, allora adottiamo una variabile diversa, che è il paese d'origine e non non la cittadinanza. Comunque mi sembrava un quesito effettivamente molto, molto puntuto. Sul futuro, quale livello territoriale di dati sarà quello diffuso? Noi aspiriamo a fornire dati anche a livello subcomunale, naturalmente. Voi sapete che la caratteristica del censimento, quando si dice censimento, è proprio il livello di dettaglio, una delle caratteristiche, il livello di dettaglio territoriale. Tipicamente si forniscono dati a livello di sezioni di censimento. Le sezioni di censimento sono partizioni delle città. Ovviamente nelle città sono partizioni delle città, nelle zone di campagne con una densità di popolazione molto bassa sono aree molto più basse, quindi le sezioni di censimento, che è questa unità territoriale fine, sono molto piccole sotto il profilo proprio spaziale nelle città e sono molto estese nelle zone non poco abitate, dove ci sono le località abitate, eccetera. In futuro sicuramente a compimento di un ciclo, adesso parlo del 2021, ho detto prima che il 2021 è l'anno per cui per regolamento europeo dovremmo, tutti i paesi devono fornire dati di censimento, ci saranno i dati a livello di sezione di censimento, quindi di qui a 4 anni avremo senz'altro. Però noi puntiamo per le grandi aree, per le aree metropolitane e per i grandi sistemi urbani a fornirla. Forse ogni 2 anni, vedremo se in futuro potremo anche ogni anno. Attenzione, quando dico ogni anno, ogni 2, ogni 4 anni, per le variabili che raccogliamo direttamente da indagine, per le altre, quelle che vengono da archivio, perché come vi ho detto il censimento del futuro sarà una integrazione di dati da tante fonti, tra cui anche gli archivi,
quelli saranno disponibili ogni anno a livello anche suburbano e saranno disponibili in forma open data per tutto quello che sarà possibile rilasciare in quella modalità. Questo per rispondere a una domanda che mi faceva il professor Pisati prima, perché per noi la messa a disposizione è importante. E qui torniamo alla questione di politiche di condivisione dei dati. Quando penso di dati, suppongo che intendiate microdati, cioè i dati individuali, perché i dati aggregati non hanno limiti nella condivisione. Se non la famosa regola del 3 che per il garante per questioni di privacy, come sapete, viene applicata alle tabelle, ma il censimento su questo faceva eccezione. Allora, le politiche di condivisione dei dati, ci sono già delle novità che forse non sono note a tutti, io spero che i direttori di dipartimento le conoscano. C'è una legge che consente di aprire i laboratori di accesso, all'ISTAT abbiamo un laboratorio, cosiddetto laboratorio di accesso ai dati elementari ADELE, l'acronimo è ADELE, che consente per finalità di ricerca scientifica, quindi parliamo di questo specifico ambito, consente di accedere ai microdati, cioè ai dati individuali. Questo però è possibile solo in situazioni protette sotto il profilo della sicurezza ovviamente dei dati, nel senso che non è che potete venire in un laboratorio, fare le elaborazioni che vi pare e poi portarvi dietro i dati individuali. Il laboratorio è un ambito di lavoro, potete andare, utilizzare tutti i dati che ci sono, ma quello che portate via sono i risultati della vostra analisi, dei vostri modelli, perché per lo più si va per applicare dei modelli. Già oggi, con una modifica alla legge che abbiamo fatto approvare lo scorso anno, devo dire ci è costata molto, moltissimo poterla mandare avanti, però già oggi è possibile aprire questi laboratori presso i dipartimenti delle università. Dico presso i dipartimenti delle università così come potrebbe essere presso un ente di ricerca, che ne so, il CNR. A che condizioni? Ci sarà una disciplinare di sicurezza da rispettare, naturalmente, come lo dobbiamo rispettare noi, lo rispetteranno tutti quelli che si prendono questa responsabilità. I dipartimenti, i direttori dei dipartimenti, immagino, dovranno sottoscrivere, come dire, delle regole e dei vincoli abbastanza precisi. Questo ci ha chiesto il garante, che altrimenti non avrebbe autorizzato e mandato avanti questa legge. E questa è già una buona, secondo me, una buonissima notizia per chi fa ricerca. In futuro le politiche di condivisione andranno oltre, se parliamo di microdati, andranno anche oltre, noi speriamo, il laboratorio fisico. Quindi la prossima frontiera è quella del laboratorio virtuale, quindi l'accesso da remoto da una postazione che potrebbe essere dislocata dovunque, ce lo consente la nuova legge europea sulla privacy e sull'accesso ai microdati per finalità di ricerca scientifica, che consente in prospettiva questo accesso da remoto, che però è ancora non disciplinato. Quindi per ora il passo intermedio che è stato fatto è stato questo della possibile apertura dei laboratori presso le università, per esempio, così come presso altri centri di ricerca. Noi come istituto auspichiamo la massima condivisione. È vero che questo non è un obiettivo che raggiungiamo da soli, perché se non c'è, come dire, una partnership con gli utilizzatori che sono i portatori di interessi, alcuni avanzamenti non... Ecco, per esempio, questo miglioramento e questa apertura della legge non sarebbe stata possibile. Quindi, insomma, spero che sia un'operazione che poi riguarderà tutto il sistema statistico nazionale. Quindi adesso qui non ne abbiamo parlato, ma per esempio i dati dell'INPS, i dati dell'Agenzia delle Entrate, sono quelli che sono stati utilizzati per queste analisi, avranno la stessa disciplina dei dati dell'ISTAT. Le domande che mi sono state poste, allora, sono tutte e tre ottime osservazioni. Per quanto riguarda la prima, l'unica altra dimensione che io ho, l'abbiamo costata nel libro con Barbagli, è comunque una dimensione classica, l'istruzione.
Da quel punto di vista non c'è un quadro diverso da quello che si osserva usando l'occupazione. Per tutte le altre dimensioni a cui lei fa riferimento, purtroppo non saprei dire, perché non esistono dati, diciamo così, puntuali che permettono di rispondere in questa direzione, quindi questo non saprei. La seconda osservazione è in effetti eccellente, perché in alcuni casi, in alcuni contesti urbani, si è visto che nel momento in cui si estende l'osservazione e il calcolo degli indici di concentrazione o di segregazione residenziale anche all'Interland, la situazione un po' cambia. Io su questo devo dire che ho fatto solo esplorazioni su Milano e non cambiava granché, però non ho nessuna misura formale e le altre città non le ho neanche guardate, quindi sarebbe molto interessante in effetti un lavoro di questo genere. E l'ultima domanda, rispetto alla quale anche il collega Chiesi deve dire qualcosa, vorrei semplicemente far notare una cosa, che il mio ottimismo non è un ottimismo, cioè un ottimismo descrittivo, che però non ha a che fare con la dimensione, cioè diciamo l'aspetto statico dei fenomeni, ma con quello processuale. Il mio ottimismo era semplicemente, se vogliamo chiamarlo così, derivato dalla constatazione che il cambiamento vaticinato o comunque supposto da alcuni, a mio avviso, verso il peggio, a mio avviso non si è verificato. Ma il fatto che non ci sia un cambiamento verso il peggio non vuol dire che quello che rimane sia buono. Quindi le disuguaglianze, ad esempio, di, come dire, di aspettative di vita fra i poveri e i ricchi ci sono sempre, anche, anzi sono diminuite, anche queste sono diminuite, quindi sono ottimista anche su questo. In parte per la medicina pubblica, la sanità pubblica, e in parte perché gli stili di vita sono migliorati effettivamente. Però, allora, quello che dice Costa naturalmente è vero. Cioè appunto il fatto che non ci sia polarizzazione non vuol dire che i poveri siano scomparsi. Semplicemente che, come dire, nella mia definizione perlomeno, non è vero che sono aumentati i poveri e i ricchi a scapito delle classi medie. Quindi i problemi di disuguaglianza, i problemi sociali rimangono, e caspita se rimangono. Cioè abbiamo visto che la disuguaglianza è comunque abbastanza alta e abbiamo visto che i poveri ci sono. Il problema, la mia domanda era un po' diversa. La mia domanda era, c'è stato un processo di peggioramento. Salvo alcuni caveat, direi che un cambiamento così come è stato annunciato non lo vedo. Lascio la parola comunque a Chiesi. Diciamo, l'intervento sulla situazione di Torino secondo me è interessante, perché fa vedere che non è una questione di ottimismo o pessimismo, voglio dire, i dati che ho portato negano l'idea di una polarizzazione generalizzata, ma sottolineano per l'Italia specificamente un aumento della povertà, questa sì generalizzata in tutti gli strati della popolazione. Per usare un termine teoricamente non connotato, perché il termine classe sociale, per poterlo utilizzare bisogna avere una teoria delle classi sociali. Quindi qui è il problema dell'utilizzo oggi del termine classe sociale, perché se andiamo negli anni 70, quando io avevo l'età dei dottorandi di adesso, c'era una convergenza tra la distribuzione dei redditi e l'autocollocazione di classe. Si diceva: ma tu a che classe sociale appartieni? Innanzitutto il rispondente sapeva che cosa si intendeva. Perché adesso alla domanda che classe sociale appartiene mi dice sì, ma quale cosa, quale classe? E si diceva io appartengo alla classe operaia, apparterrò sempre alla classe operaia. Quindi c'era il collegamento tra la situazione oggettiva e la coscienza di appartenere ad un gruppo specifico. E oggi non è più così. Ma tant'è vero che c'è tutta una letteratura sulla classless society, non a caso. Ecco. Però tornando alla questione di Torino... allora, questa cosa della insistere sulla polarizzazione in realtà ha avuto un effetto molto importante dal punto di vista politico, cioè ha fatto vincere il partito che più ha sposato questa immagine generalizzata. Ed è chiaro che di fronte all'altra realtà, cioè non è poi tanto vero che c'è stata polarizzazione, è invece vero che se sono diventati tutti poveri, allora è chiaro che dal punto di vista politico è più facile pensare ad una situazione o intervenire o proporre una situazione di redistribuzione, perché la politica redistribuisce, l'abbiamo visto, piuttosto che ammettere che la situazione è una situazione di impoverimento generale. Allora sappiamo che le politiche per combattere l'impoverimento generale
non sono così semplici, non si tratta semplicemente di redistribuire, bisogna inventare delle cose. E quindi politicamente è molto più impegnativo e forse anche pessimistico. Bene, non so, sì. Prego, prego. Non sono stato chiamato in causa dalle domande, ma sono stato chiamato, sollecitato da tante cose emerse. Vorrei fare una notazione epistemologica, perché Pisati era partito dicendo ottimismo, pessimismo, prudenza. Da tutto quello che, senza metterci d'accordo ovviamente, abbiamo emerso, innanzitutto sono rimasto colpito da un elemento. Appunto, non ci siamo messi d'accordo prima, ma c'è stata una sostanziale convergenza su una serie di questioni. Questo mi porterebbe a concludere. Un tempo, questa idea mi era partita da un dibattito sul terrorismo negli anni 70, dove, essendo diversi, studiosi, però eravamo arrivati a conclusioni. Questo potrebbe voler dire che davvero abbiamo tra le mani una scienza, cioè un sapere esperto, la sociologia, che su un set di riferimenti concettuali e metodologici procede all'unisono. E siccome c'è una necessità di legittimazione della nostra disciplina, il senso della settimana del resto è anche questo, mi pare che quello che abbiamo detto sia molto in linea con questo e anche intento. La seconda osservazione è che noi siamo probabilmente prigionieri, me ne rendevo conto appunto ascoltandoci, del paradigma dello sviluppo per stadi, che è stato costruito, come dire, dalla sociologia classica dentro a un contesto che coltivava il mito del progresso lineare sempre crescente. Nella sociologia dello sviluppo questo è abbastanza evidente, lo sviluppo per stadi, per cui quando abbiamo raggiunto un gradino siamo lì e non c'è rischio di tornare indietro. In realtà è molto più realistico pensare alla società come una fisarmonica. Le città italiane 500 anni fa e oggi, la società è una sorta di polmone che respira e quindi si modifica. Non c'è il gradino conquistato e dopodiché sali, scendi. Questa visione per stadi ci ha anche portato a ipotizzare che ci sia qualcosa di ottimale al di sotto del quale peggioriamo e al di sopra del quale miglioriamo. In realtà le mappe su Milano, la realtà sociale ha macchia di leopardo e molto dipende, dalla grana fine o dalla grana più generale, dall'approccio micro o dall'approccio macro che si adotta. L'approccio macro ci dà una fotografia aerea, scendiamo di scala più siamo in grado di, ma certamente rispetto a un tema macro, la polarizzazione sociale, non possiamo che a un certo punto salire a una scala sufficientemente ampia per poter vedere cosa si muove, ma cosa è un processo di aggregazione dei comportamenti. Cioè, mi sembra importante, per giovani studiosi, apprendisti sociologi e gli ultimi esponenti della resistenza studentesca che sono rimasti presenti fino adesso, acquisire questo aspetto. Grazie, mi sembra che Carla volesse... Bene, allora se non ci sono altri interventi, ringrazio ovviamente tutti i relatori e tutti i presenti. Ricordo che questa era la giornata di inaugurazione dell'anno accademico del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.
E quindi spero che attraverso queste redazioni abbiate un quadro più preciso di alcuni fenomeni sociali che sono l'oggetto proprio della ricerca sociologica. Grazie e ci vediamo. No.